Giacomo Tamburro, invece è il coordinatore nazionale del partito di Azione per lo Sviluppo, e che è presieduto appunto dall'avvocato Marra, e negli ultimi anni anche lui è laureato in economia, commercialista, correggimi se sbaglio, e anche lui negli ultimi anni si è adoperato in una importante produzione letteraria di cui poi parleremo direttamente con lui. Allora, io nel cedervi la parola vi chiedo brevemente, con il linguaggio più semplice possibile, perché capisco che insomma ci vuole per affrontare questi argomenti un gergo tecnico che magari non è facilmente codificabile da parte di tutti, di innanzitutto identificare quali sono qual è l'oggetto un po' del contendere, cioè cosa si intende per signoraggio bancario, debito pubblico, magari fiscal compact, insomma definiamo un po' i termini del discorso e poi sviluppiamo in seguito tutti gli argomenti. Prego. Buongiorno amici, mi scuso del ritardo ma mi sono perso, quindi poi riuscire a venire fuori da... E allora, tecnica, questi sono dei ladri, dei criminali, degli assassini, tecnico, un corno. Vedete, quando io sono stato eletto deputato, ma ieri sera diceva Salvatore, il mio primo intervento, che sfortunatamente non so perché non è registrato, forse per quello che hanno fatto sparire, perché poi qui non c'è nulla di veramente istituzionale, di formalizzato, non è vero niente, fanno quello che gli pare. Allora io stavo, solamente proprio sono interrotto, che ho detto io, a voi della Commissione e del Consiglio, voglio dire una cosa. Io in questi 5 anni avrò un solo obiettivo: cacciarvi di qui! In realtà stanno sempre lì. Questo è il punto. Il Parlamento europeo, che ci dà consigli, che ci orienta, è un'organizzazione di idioti e di criminali, idioti prezzolati. Una volta camminavo per una strada di montagna, forse la Cortina, c'erano questi due ragazzi e la ragazza diceva, ma tu hai capito, i parlamentari europei ci guadagnano 18 milioni al mese, che era una voce diversa da quella che si sentiva di solito, che tutti, poi ci sta Sara che sta emergendo ora dalle strategie di distruzione poste in essere nei suoi confronti da ambienti istituzionali, eh? Cioè queste cose che sono accadute sono state guidate da ambienti bancari, governativi, perché bisognava distruggerla come testimonial del signoraggio. Siccome io non credo nell'ideologia dell'altra guancia, io se uno mi dà una schiaffa cerco di tagliargli la mano, vediamo se riusciamo a tagliargli tutte e due le mani a questi delinquenti. Tornando a noi, allora sta ragazza dice, tu capisci, un parlamentare europeo guadagna 18 milioni al mese, non era vero. Noi ne guadagnavamo 50 milioni al mese e ora io non lo so come stanno le cose, ma sono sicuro che sono diventati 50.000 euro, saranno adeguate alla svalutazione, perché era lo stipendio che era 11.000 euro, 11 milioni, poi ce n'erano 20 più e altri 5, insomma. Io che frequentavo poco, che non votavo, aveva preso una posizione per cui io non votavo, che era votare era inutile, quindi io non votavo per protesto. Ora vi dico perché. Perché questa cosa dei soldi? Non perché gli sprechi della politica, i soldi che si rubano dalle banche e tutto il resto sono spiccioli. No, ma perché questi tengono buoni tutti nel Parlamento europeo con gli stipendi. Ai deputati gli danno 50.000 euro. Sono sicuro che se erano 50 milioni o 50.000 euro. A quelli che puliscono i gabinetti comunque gli danno 3 volte tanto di quello che dovrebbero normalmente avere e sono tutti felici e contenti. E stanno zitti su che cosa? Stanno zitti sul fatto che quello è un Parlamento da operetta, perché è un Parlamento nel quale i deputati non hanno il potere di fare le proposte di legge ed è un Parlamento che poi non ha il potere di promulgare le leggi che vota. Cioè, quelli votano e poi queste leggi vanno alla Commissione che decide se emendarle oppure lasciarle perdere lì dove si trova. Quindi che cos'è in realtà il Parlamento europeo? Il Parlamento europeo è l'alibi per la Commissione ed il Consiglio che quando vogliono fare una cosa dicono che è una legge, la fanno votare a quegli smidollati invertebrati e diventa una legge che poi vale per tutta l'Europa.
La commissione del Consiglio poi sono al soldo degli apparati, delle burocrazie, delle banche, ed ecco quindi che quando parla Barroso, quando parla quella cosa lì che Berlusconi ha dato una certa definizione, ma io manco per cuoca me la piglierei Merkel e questi altri, in realtà sta parlando la Banca Centrale Europea, che è un'organizzazione privata, privata, di cui per esempio Banca Intesa San Paolo c'è il 6-7%. E che cos'è il signoraggio? Il signoraggio consiste nel fatto che le banche centrali sono private e stampano i soldi da proprietarie. Però ricordate il film di Totò, quello che stampava i soldi? Uguale, solo che è stato legittimato. Legittimato però tra virgolette. Perché non è che c'è una disciplina che dica che loro possono fare queste falsificazioni. Questi commettono crimini che l'autorità giudiziaria per il momento non persegue, quindi non è che è stato legittimato niente. Allora che succede? Che le banche centrali creano dal nulla i soldi, perché nessuno si chiede dove li pigliano questi soldi. Quando la Banca Centrale Europea presta migliaia di miliardi, ma dove li piglia? E li crea, li stampa, li crea con un click. E dopodiché li vendono incredibilmente agli stati facendoseli pagare con i buoni del tesoro. È così che follemente nasce il debito pubblico, perché gli stati i soldi se li dovrebbero produrre invece da sé, ovviamente, così come tutti poi credono che sia, perché tutti pensano che la zecca sia pubblica, ma quando mai? Non c'è nessuna zecca. La zecca sapete che fa? Produce i soldi di ferro, perché quelli là costano più di quello che valgono. Allora gli hanno lasciati, hanno lasciato l'osso al cane, allo Stato. E allora, se fosse invece lo Stato a produrre i soldi, ne potrebbe produrre quanti ne occorrono, senza mai alcuna svalutazione. Perché? In virtù del fenomeno dell'inveramento, che ho definito proprio io. Lo Stato, cioè i soldi, non te li regala mai. Lo Stato i soldi te li dà sempre in cambio di qualcosa. Tu gli fai un'autostrada, un'ipotesi, e lo Stato ti dà un milione, un miliardo. Allora che succede? Che in virtù di questo meccanismo, ogni volta tu avrai una crescita parallela della ricchezza reale e del denaro circolante. E qui non c'è mai svalutazione. Quando è che c'è la svalutazione? Quando i soldi li produce Totò, quando i soldi li produce un falsario. E chi è il falsario? Chiunque non sia lo Stato. Questa è una funzione che deve essere dello Stato. Perché il falsario che fa? Produce i soldi e non li invera, lui se li mette in tasca, salta un passaggio e quindi fa aumentare il denaro complessivo, ma non fa aumentare la ricchezza reale. Poi fanno anche un'altra cosa le banche centrali. I soldi che creano dal nulla a costo zero, che sono soldi da inverare, se li iscrivono al bilancio al passivo, come se gli costassero il loro valore facciale. E quando incassano i buoni del tesoro, se li iscrivono all'attivo. Fanno un falso in bilancio spaventoso, con una conseguente evasione fiscale, anch'essa spaventosa, perché loro incassano solo. Questi soldi poi li riciclano, non vanno all'azionariato delle banche. Capite perché dico che Monti è un criminale? Che questi sono tutti criminali che devono andare in carcere. Io dico solo qui perché poi non lo sentono fuori, a parte che qui registrano e poi magari pubblicano. Io dico dovunque, dovunque vado. Perché non ho nessun timore, che io sono avvocato, magari mi denunziassero. Mi difenderei con l'eccezio veritatis. E gli dimostrerei che sono veramente dei criminali, quindi io ce li posso chiamare. Allora, qui viviamo in una follia, questo è il punto. Il signoraggio è una follia. Poi c'è il signoraggio secondario, che è un fenomeno più grave ancora del signoraggio primario, siccome non abbiamo qui, insomma, grandi ristrettezze temporali, ora vi dico che cos'è. Il signoraggio secondario consiste nel fatto che quando tu versi per esempio 100.000 euro in una banca, la banca deve trattenersi una somma che prima era il 2% ma un po' aumentata, come riserva, e il resto lo può prestare. Va bene?
Quindi questa banca, tu ne versi 100.000 e ne presta 98, che ricadono su un'altra banca che ne presta 96, 94, 92, alla fine i tuoi 100.000 euro causeranno prestiti all'interno del circuito bancario e in un certo arco temporale per circa 5 milioni, rispetto ai quali, come fatti in sé, la banca non ha alcun vantaggio, perché ogni volta che dà 100.000 a uno gli deve restituire a un altro. Ma perché lo fanno? Lo fanno per conseguire interessi anch'essi cinquantuplicati su questi prestiti di denaro altrui. Questo è il signoraggio secondario. Allora, ora io sto cercando di candidare il PAS, fermiamo le banche, alle prossime politiche. C'è la difficoltà della raccolta delle firme, o forse riusciremo a trovare un espediente per non raccogliere. Perché? Perché lui diceva i partiti propongono, i partiti il bene, il bello, il giusto e l'utile, sono bravissimi nel dire che loro vogliono perseguire il bene, il bello, il giusto e l'utile, quello che non dicono mai è dove si chiederanno i soldi, perché c'è un solo punto in cui si possono prendere i soldi, bisogna strapparli dalle mani del sistema bancario. Questo però loro non lo possono fare perché sono, come dire, funzionali al sistema bancario, asserviti al sistema bancario, che qui si dividono tra quelli che sono direttamente al servizio, Monti, uomo Bilderberg, no, penso che qui tutti sapete che cos'è il Bilderberg, e altri come Casino, che sono dei semplici capieri, insomma gente che pur di stare lì, pur di avere una parte in commedia, sono pronti a vendersi la moglie, i figli, maschi, femmine, chiunque sia, pur di rimanere lì dove sono. Quindi lo scenario è apparentemente disperato. Io in realtà invece credo che non sia disperato affatto. E perché? Credete, qui non è che i soldi risolvano i problemi. Tu puoi avere anche il potere di stampare tutti i soldi del mondo, e poi che fai? Mangi i soldi nei panini, insomma. Poi il potere con questi soldi deve fare delle cose, no? Quindi industria, commercio, traffici, eccetera. E qui è fallita proprio la concezione detta consumistica. Io dico che il consumismo è la subordinazione dell'uomo alle logiche produttive anziché delle logiche produttive all'uomo. Questo è l'errore del consumismo. Ora, questa operazione, siccome è un'operazione di asservimento, che cosa richiede? Richiede un regime di non comunicazione o di comunicazione fittizia. E tutto questo è andato in crisi per due ordini di motivi. Uno, perché è finito quello che diceva il vecchio Marx, cioè non c'è più il plusvalore, è finito il plusvalore, perché tutti sanno fare tutto. E quindi si è scatenato a livello planetario, a livello di concorrenza tale, per cui tu puoi anche vendere, ma non riesci a guadagnare. Da un lato. E dall'altro poi c'è il problema che l'80% di quello che si produce è inutile. Marchionne che insiste con le macchine, annunciano stivali, 10, 20, ma insomma, non le vuole la gente. Ma dico io, ma quante macchine fotografiche, quanti apparecchi elettronici dovremo mai comprare per tenere in piedi questo sistema? Cioè qui siamo di fronte al venir meno di una concezione che ha radici millenarie, ma che poi si è involuta in una maniera terribile in questi ultimi 40-50 anni, che è divenuta appunto la concezione consumistica. Ora noi abbiamo che c'è un problema di crisi della domanda, la gente non vuole più comprare le cose, questa è la verità. E questa è una cosa che si può risolvere solo rifinanziando, attraverso la nazionalizzazione delle banche centrali, rifinanziando una riconversione industriale planetaria, che è la cosa a cui l'apparato resiste. E resiste perché se uno viene da me e mi dice che ora devo smettere di fare l'avvocato e devo diventare notaio, significa che mi sta dicendo che io intanto devo chiudere. Ecco perché resistono. Quindi noi abbiamo un problema di un apparato industriale, commerciale, di un apparato economico, industriale, commerciale, che capisce di non poter più andare avanti, ma non sa riconvertirsi, perché poi le cose da fare, una volta che una volta nazionalizzate le banche centrali, ci sono, c'è da realizzare una riconversione, una
una riconversione energetica planetaria, c'è da ristrutturare e disinquinare il cielo, le acque e la terra a partire dalle città, e già con questo ci saranno 30 anni, almeno di tutta la collettività impegnata a lavorare notte e giorno. Il fatto è che dirottare su questo tutte le risorse, e intanto quelli che producono l'acciaio, quelli che producono le macchine, quelli che fanno le motociclette, quelli che fanno le macchine, che faranno? Allora ecco che cosa sta accadendo. Sta accadendo che questa decisione che la società non è riuscita a prendere di riconvertirsi la stiamo subendo, ci sta accadendo addosso. Perché la crisi della domanda sta facendo fallire il sistema e sta facendo fallire incredibilmente anche le banche, nonostante i soldi che stampano e creano. Ora io ce l'ho un po' con la collettività, io ce l'ho molto di più con la gente che con il potere, affettuosamente, ma insomma non faccio altro che dire in ogni luogo, mi dispiace, e qui il problema è che fa schifo la gente, che la gente mica non sente. Se io penso che c'è nella mia mailing list 102.000 avvocati e 10.000 magistrati e che qui ci stanno facendo fare il fegato marcio e la gola secca a parlare dell'illegittimità del signoraggio, e non c'è un pubblico ministero in tutta Italia che ha aperto questo problema, che li ha rinviati a giudizio, ma non solo, la magistratura continua a tutelare cose come l'anatocismo, l'accredito tardivo della valuta, le commissioni di massimo scoperto, che sono tutte cose profondamente illecite. Allora bisogna aprirlo questo problema, e qui il problema è che la gente fa schifo, perché sennò qui finisce che ce la pigliamo con Monti, e Monti lo sparerei proprio addirittura, che sono contro la pena di morte, lo condannerei a morte, però qui il problema è anche, e anzi il primo problema è che la gente fa schifo. Noi dobbiamo proprio dirlo, perché provocatoriamente bisogna aprire il dibattito su questo tema, perché qui e lo si evidenzia bene se si pensa alle fasce sociali più consapevoli. Io parlavo degli avvocati, c'è qualche avvocato qui in mezzo, io ce l'ho a morto degli avvocati nei miei contesti, perché 200.000 siamo in tutto, insomma, i magistrati. Allora dico, è colpa di Monti se nessun procuratore della Repubblica, ho presentato una denuncia contro Monti dicendo che fa parte del circolo Bilderberg, che è un circolo illecito, occulto, che viola l'articolo 1 della legge Anselmi, perché che hanno fatto? Ora, siccome era diventato noto a tutti il Bilderberg, si sono auto pubblicati, sì, ma c'è un dettaglio, scrivo io nella denuncia, ed è che quando si incontrano re, regine, capi di Stato, la Coca-Cola, la Fiat, gli Agnelli, insomma, tutta questa gente, e questi sono tutti soggetti a protocollo, mica Barroso si può incontrare con la Coca-Cola come se stessero a una cena fra amici, e invece poi lì stanno decidendo i destini del mondo, cioè questi sono tutti soggetti a protocollo, questa occultezza è altissimamente illecita. Ora, io dico che qui più che la politica, qui sono affari giudiziari, qui bisogna che l'autorità giudiziaria cominci, mi diceva Salvatore ieri che in Argentina che hanno fatto il debito pubblico, c'è stata questa decisione di non pagarlo, di pagarlo in parte, e ora i creditori del debito pubblico si stanno organizzando, stanno facendo cause dicendo ce li dovete pagare. Allora quella soluzione non va bene, la soluzione giusta è che finalmente le procure della Repubblica, con in mano i simboli del loro potere, il potere giudiziario, entrano nella Banca d'Italia, li arrestano, entrano nella Banca Centrale Europea, li arrestano, si paga il debito pubblico a chi l'ha comprato in buona rete, ma è così che finirà. Anche perché io sono 30 anni che dico cose, che faccio profezie, le sto vedendo una dietro l'altra, tutte, eppure questa soddisfazione avrò di vederli in carcere con Monti in testa tutti quanti. Però dobbiamo credere, se ne devono raccontare tra di loro, perché mi pare un procuratore ci aveva provato, l'ha torquato, non mi ricordo come si chiamava. Sì, ma il fatto, sai qual è? Che bisogna tutti tra di loro, no, che restano isolati. No, non sono isolati. Anche se c'è qualcuno. Ma che isolati? Ma chi isolati? Ma te che vuoi che potete c'è un magistrato? Ma senti, mi piacere. Quelli abitano, io sai che dico, io dico che sono
tutti culturalmente collusi e in grossa parte materialmente corrotti. Ma lo dico in tutte le sedi, non è che lo dico. Di che d'altro canto disse al TG3 in campagna elettorale, che c'era una elettorale a Napoli, sarebbe facile accertarlo, basta fare un'indagine sul tenore di vita. E allora trovi che a Napoli stanno tutte a via Possibili, a Roma stanno tutte a Pariola, a Milano stanno tutte a via Monte Napoleone con 4 soldi di stipendi al mese. E non lo so, c'è qualcosa che non va. Io poi faccio le cause contro le banche dall'80. Sentite che discorso stupido che facevo io. Io dicevo, ma se Tizio dà a Caio 1 milione lunedì e lunedì stesso Caio se lo va a versare in banca, a Tizio glielo stornano lunedì, a Caio glielo accredita la settimana dopo, ma nell'intervallo chi riprende gli interessi su questo 1 milione? La banca. E che c'entra la banca? Che i soldi sono di Tizio fino a lunedì e di Caio da lunedì in poi. Questo è il signoraggio secondario, in sostanza. Cioè a dire, le banche percepiscono interessi sui denari altrui. Ora, vi sembra un discorso difficile? Mica è difficile, no? E com'è che l'autorità giudiziaria non lo capisce da 32 anni? La prima volta ho vinto una causa di questo tipo dopo 24 anni, nel 2004. Ora la giurisprudenza ondeggia, qualcuno diminuisce un po' il numero dei giorni. Sono collusi, sono corrotti, li pagano, perché io lo so dall'esperienza delle cause. Io qualche volta non ci vado, perché sennò qualche volta il giro lo prende a schiaffi qualcuno di questi. Perché vi faccio un esempio, che fanno nelle cause di usura? Tu denunzi la banca per usura perché ha superato i tassi soglia, che poi ora le hanno alzate moltissime, è diventato difficile superare. E loro che fanno? Nei rari casi in cui poi accolgono, il pubblico ministero fa la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice di rinvio a giudizio, rinviene a giudizio il funzionario. Ma che c'entra sto funzionario? Dovrebbero rinviare il consiglio di amministrazione della banca a giudizio, no? E invece rinviene a giudizio il funzionario come se fosse lui, quello di quella sede lì, che ha deciso di fare l'usura. Perché lo fanno? Lo fanno deliberatamente perché non vogliono affrontare le banche, perché le banche li pagano, sono i loro tante cause, gli danno i soldi. È chiaro che non è solo una questione di collusione morale, e che poi, secondo me, sono peggio quelli che sono collusi, quelli che si migliano i soldi, almeno amano la vita. Quegli altri invece stanno zitti per conseguire poi i ruoli, perché insomma la vantaggiosità dei ruoli, però lo vedono quello che fanno i loro colleghi. Io credo che la magistratura abbia una responsabilità immensa, perché ti fanno stare lì a parlare, a riparlare, a dire per decenni le cose, quando sono cose che non costituiscono problema politico, perché sono cose che attengono all'ambito dell'illiceità, quindi sono loro che dovrebbero intervenire. Ma siccome sono venduti a chiunque abbia il potere di comprarseli, allora non intervengono in niente. E qui siamo tutti lì a... È chiaro, è per questo che c'è questa difesa estrema da parte dell'apparato attraverso le sinistre. Ora vi dico perché secondo me le sinistre sono legate al potere bancario, che difendono la magistratura. E perché se la magistratura si svegliasse finalmente, ma non ci sarebbe nessun problema più a fare la politica. Perché qui tutto quello che accade, il male sostanzialmente, non si configura come immorale, si configura come illegale. È l'illegalità che dobbiamo rifare le leggi sull'illegalità. Il signoraggio è un delitto da moltissime angolazioni. Quindi non è che deve fare la legge, c'è vietato il signoraggio, è già vietatissimo. Sono loro. Io nelle cause, in tutte le cause che faccio contro Romani, la prima richiesta è: innanzitutto non ti devo dare nulla, perché tu sei un'organizzazione criminale dedita al crimine del signoraggio bancario primario e secondario. E lì tutta la spiegazione. La saltano questa parte della domanda. Il giudice. Ma il giudice, quando uno chiede una cosa, dovrebbe dire: sono d'accordo, non sono d'accordo, accolgo, dice, la saltano. E io li metto un po', mi viene un po' di senso di colpa, loro mi riconoscono di più nelle cose normali, non hanno cisme, eccetera. La saltano. E allora bisogna insistere molto sul fatto che qui fa schifo la gente, ovviamente facendo riferimento poi alla gente che è più consapevole, perché c'è una difesa dei ruoli, no? Che è spaventosa, che va al di là di ogni ragionevolezza,
Ovviamente vengono difesi con più forza i ruoli di chi ha più cose da difendere, no? E quindi io parlavo dei giudici, degli avvocati, insomma, una situazione in cui tutti gli avvocati d'Italia sanno che cos'è il signoraggio e nessuno dice una parola. Io cammino nel Tribunale di Napoli, non ci vado mai perché, come dire, insegno di grande spitto. Se mi metto a camminare al tribunale, i miei colleghi mi accolgono come se fossi nuova yorkese, come se fossi americano. Insomma, a Napoli mi conoscono pure le pietre. Io sono stato deputato a Napoli, faccio l'avvocato da 40 anni, distribuisco questi volantini sui quali si sono arricchiti moltissimi di loro, perché poi ci hanno fatto le cause sopra. Cioè, nel tribunale di Napoli, dove le pietre mi conoscono, che poi c'è anche un numero di clienti molto elevato, entro lì, sì, qualche amico di quando eravamo ragazzi, cioè, ma loro fanno finta di nulla, che ammettere che esisto significa ammettere che esistono le mie tesi, che esistono. E quindi, e allora il fenomeno è un po' complesso. Però, scusa avvocato, hanno detto, mi pare, dice è consuetudine, hanno dato questa giustificazione, i magistrati, dice è consuetudine, è come se lo sceriffo, sì, ho fatto mai, invece di fare lo sceriffo fa parte dei criminali, della banda dei criminali. Ma vedi, quando tutti capiscono certe cose, solo loro non le capiscono, no? E mica sono scemi, loro capiscono benissimo, che non vogliono proprio capire. E si tengono anche le accuse di corruzione, come se niente fosse. Io glielo dico in tutte le sedi televisive, perché sono prontissime ad andarmi a scontrare. Anzi, se facessero una denuncia per diffamazione, sarebbe la sede per andare a dire no, è vero, non lo fanno apposta. Quindi, allora, che bisogna ora fare? Bisogna che smettiamo di dircelo gli uni con gli altri, il signoraggio è uno schifo, quello, quell'altro, e che si cominci a cercare di portare questa questione al centro della politica, ed è quello che sto cercando di fare io. Io ho chiesto anche agli ambienti dei quali voi, insomma, fate parte, perché c'è anche il ciclo culturale, di essere sostenuta e aiutata nella raccolta delle firme, però pare che ci sia un problema che forse, insomma, anche loro intendono candidarsi, non lo so. Ho voluto però portare avanti questa cosa della candidatura del PAS perché ho fatto il conto che se riusciamo a presentare il partito, credo che avremo un esito sconvolgente, perché qui ci stanno tutti da un lato a difendere le banche, poi ci sarebbe solo il PAS da un altro lato, con una sigla fermiamo le banche e le tasse, perché le tasse sono illecite, le tasse non vanno pagate, le tasse vanno eliminate, perché le tasse servono solo per comprare i soldi dalle banche centrali, quindi non servono, che la sinistra, ecco perché la sinistra è filo bancaria, perché la sinistra crede di aver bisogno delle tasse dei famosi ricchi, che sono poi una razza in via di estinzione, a meno che non si parli dei ricchissimi, che quelli invece sono sempre più floridi, e invece non è così, che la verità è che le tasse sono una forma di sfruttamento dei poveri e dei ricchi e servono a rastrellare denaro che poi verrà utilizzato, denaro inverato che poi verrà utilizzato per comprare il denaro da inverare. Lei parlava anche della consapevolezza e della gente che su questo tema via via quelli che sono consapevoli non fanno nulla, però c'è anche da dire una cosa, non voglio fare l'avvocato del diavolo, io quando ho fatto l'esame di storia moderna all'università e mi sono imbattuto nel capitolo sul signoraggio che nacque secondo il libro che mi avevo dato all'epoca già come fenomeno nel 300, nel 400, quando i principi battevano moneta e ci mettevano sempre meno metallo fino, però dando il valore legale, e me lo prospettavano come questo strumento finanziario, diciamo, che si discostava dall'economia reale, come la salvezza di tutti i mali, perché questo genere di finanza aveva fatto sì che noi oggi avessimo sviluppato la bellissima società di oggi col modello capitalista. Quindi, magari tanti ragazzi che possono avere meno coscienza critica vengono, però vengono, parlo degli avvocati, parlo dei magistrati, parlo dei commercialisti, parlo dei professori di diritto, perché il sapere va alle punte e poi dalle punte a pioggia scende sulla collettività. Però intendevo dire che è più difficile anche, insomma, dall'uomo della strada avere la consapevolezza su questo tema.
quando, come dice lei, c'è la connivenza dall'alto e dal basso, magari trovi un libro all'università. Cioè io ho fatto un calcolo, no? Tutta l'operazione che ne abbiamo fatto, l'operazione mediatica, fatta con Sale, eccetera. A che cosa era finalizzata? A rendere nota la parola signoraggio. E ci sono riusciti. Io penso che ormai tutti gli italiani, ma non solo gli italiani, perché poi quei video li abbiamo sempre tradotti in 10 lingue, abbiamo mandato in tutto il mondo, ormai la parola signoraggio la conoscono tutti. Perché io mi sono fatto il conto che prima o poi cominceranno anche a chiedersi che cosa significa, e allora a quel punto, quando poi un numero di persone sufficientemente elevato lo avrà capito, e allora io dico che questi qui dovranno trovare un posto molto remoto dove scappare, perché secondo me la gente li va a prendere fino a dentro le case. Cioè tutti coloro che oggi, che in questi decenni hanno esercitato la politica occultando questo argomento, no? Occultandolo specie negli ultimi anni. Per Ferdinando Casini, io vestito dei miei panni ideologici vado ovunque, ma io li schifo tutti, dalla destra fino alla sinistra. Bene, questa è la mia posizione, mi spiace, ma insomma. Allora, io... quindi io vado dovunque nelle mie posizioni. Allora, quando poi alle ultime europee sono stato candidato con il CCT, no? Ho detto Ferdinando, ma se io ora, perché ho fatto un invio enorme di queste circolari in tutto il collegio del sud, ho detto se io ci metto il CCD, tu c'hai il 6%, quindi significa che 94 persone su 100 vedono la busta e buttano tutto. Allora io lo metto più sotto il CCD, perché metto invece che quando tirano fuori da dentro la busta gli esce scritto rosso, grosso, fermiamo le banche, le tasse, diciamo, e magari si mettono a leggere, eccetera. E scusi, a questo proposito, ma la parentesi con Scilipoti, che poi è sparito da questo tema... Scilipoti, una sera abbiamo fatto una cena, stavamo al... dove era? Scelta, non era, sai? No, era Cavaliere. All'Ito. C'era Scilipoti, 6 o 7 di loro, Sara e io. Ho detto, Mimmo, è chiaro a tutti che io non sto aderendo a niente, sei tu che stai aderendo al Partito di Azione per lo Sviluppo e affermiamo le banche? Dico, amici, dico, c'è qualche dubbio? Dico, perché se ci sono dubbi, allora ceniamo, chiacchieriamo, ma io non voglio sapere nulla. Io non ho nulla a cui aderire, che dica tu. Quindi se tu aderisci al progetto di fermiamo le banche, l'ho detto, che a me... vecchia arnese della politica, di idee, non me ne frega niente, basta che confluiscono sul tema di fermare le banche, di fermare il signoraggio, mi va benissimo, chiunque sia. Perché poi fino anche nei matrimoni si può essere in disaccordo su moltissime cose, mica c'è bisogno di essere d'accordo su tutto, no? Anche nelle coppie, insomma. Dico quindi, poi per il resto potete essere quello che vi pare e pensare quello che volete voi. Io voglio realizzare un'aggregazione di persone che sono interessate a combattere contro il signoraggio. Se poi condividete anche le altre cose che dico io, mi fa ancora più piacere, ma io di quello che dite voi, anche chi non dite niente, non condivido nulla. Questo non lo dico solo a Scilipoti, questo lo dico al PD, lo dico a tutti, perché poi diciamo che i partiti sono connotati dall'analfabetismo, io sono uno più ignorante dell'altro, ma non a caso, che una volta mia figlia piccola, ne aveva 12 anni, ha detto, ma com'è che ogni volta che vedi uno in televisione ne parli mai? Non sarei mica geloso. Io ho detto, guarda, non sono geloso, il problema è che se li vedi, perché non sono buoni, che se no non ti arriverebbe. Che loro sono i garanti dell'immobilismo culturale, perciò stanno lì, sono selezionati, perché se, devono essere così, perché se no non li fanno passare. A me con la televisione parlare me ne fanno di tutti i colori. Scrivevamo nella circolare della canzone di Fly Cat che lo zoo di Centocino ha fatto registrare 10 puntate, perché quel Mazzoli, come si chiama, quel ragazzo, erano tutti entusiasmati, eccetera. E poi sono intervenuti, la proprietà sono tutte banche, giustamente, e l'hanno fermata. Ci sta quell'altro, come si chiama, quello della Zanzara, che mi chiama, poi fa cadere la linea, poi non mi chiama più, perché lui vorrebbe, però poi lo bastonano, insomma. Allora, il problema qual è? È che se vuoi essere un politico di questa Italia o di questa Europa devi essere un invertebrato, tutto questo è il punto.
Se non lo sei, allora è un cammino molto lungo, perché io credo che nel 94, considerato lo standard dei miei colleghi parlamentari europei, che non vi dico e non vi conto, e sarei diventato qualunque cosa se mi fossi adattato a... E invece ho fatto il salmone, nuoto controcorrente, io magari muoio e non risolvo niente, ma non mi piego, non mi importa, anche perché poi a che serve conquistare i ruoli se poi sono dei ruoli di pura dipendenza in cui tu vai a fare quello che ti dicono? Assolutamente. Allora, il problema della politica è che sono tutti degli invertebrati che sono stati scelti. Nell'85 una rivista si chiamava Pinterre, in cui disse che Andreotti, che è forse il massimo esempio, io lo descrivevo come un genio, sì, ma dell'arte in realtà da naufraghi di galleggiare all'infinito, perché poi il momento propositivo quando viene? Mai. Perché il mondo l'ha sempre governato, il potere economico. Noi, dico, in uno dei dialoghi con Vittorio Sgarbi che abbiamo registrato, dopo la guerra si era pensato che fosse nata la democrazia, invece hanno eliminato un po' di cose, che ne so, il diritto quello della prima notte, cose eccetera, eccetera, e si sono tenuti quello di creare i soldi, no? E quindi, insomma, nessuna democrazia, è tutto fasullo, perché Obama, quel miserabile, è un uomo Bilderberg, Barroso è un uomo Bilderberg, sono tutti uomini, cioè, ma sono tutti Bilderberg, cioè noi abbiamo il governo del mondo nelle mani di uomini tutti Bilderberg. Mi ha fatto ridere quell'idiota, la rossa lì, come si chiama, il giornalista Gruber, pure lei Bilderberg. Questi sono tutti, come dire, stracci, insomma, perché poi Bilderberg lo governano i Rockefeller, i Rothschild, le dinastie, che si vanno lì a prendere il becchime e poi fanno quello che gli viene detto di fare. Quindi solo che bisogna trovare il modo per riuscire a rendere note queste cose. Volevo intervenire anche, sì, anche da Murro. E volevo fare una prima domanda a Salvatore. Qui dietro di noi abbiamo una slide che evidenzia il debito pubblico italiano, un debito che, poi vedendo insomma i giorni nostri, è gestito da queste persone di cui faceva cenno l'avvocato Marra. Ecco, vorrei che tu potessi un pochino parlare dell'evoluzione che ha avuto nella storia italiana, anche in riferimento al periodo tra le due guerre, dove comunque c'è stato un regime autoritario che su questo fronte ha preso delle decisioni e delle scelte, diciamo, importanti, fino ad oggi, e in cui ci troviamo con un debito al 123%. Ma io prima di passare la parola, e poi voglio dire una cosa che l'avevo detto in un video, poi l'ho fatto tagliare, queste sono certe cose che non si possono dire, perché questo è come Scilipoti, no? Io a Scilipoti non mi posso avvicinare, perché subito cominciano a dire che io ho aderito a sua posizione. E allora alla fine potrebbe essere pure lui buono a qualcosa, ma non posso, perché se mi ci avvicino hanno argomenti che non si possono pigliare, perché dal punto di vista dell'economia e degli sforzi non è proficuo prenderli. Io la mia posizione rispetto al nazismo l'ho chiarita in Darla Serra, una storia della cultura che ho scritto, sono lontanissima dalle posizioni, considero Hitler un uomo fuori di sé, che insomma ha fatto cose assurde, imperdonabili, eccetera. So che non è la posizione di molti di voi, ma questa è la mia posizione. Dopodiché, il fatto che il mondo fosse contro di lui, mica perché aveva ammazzato gli ebrei, non gliene fregava niente a nessuno. Cioè, che stesse sterminando gli ebrei, lo sapevano cane e porci, e non ci è intervenuto. Hitler è stato trasformato nel mostro che è stato, in cui è stato trasformato, perché pure i russi hanno ammazzato un sacco di gente, e questo non ha impedito alla sinistra di essere fiera del leninismo, dello stalinismo, e quindi hanno fatto marmellata di più gente ancora di quando non ne abbia ammazzato il buon Hitler. Ma perché Hitler era così inviso all'America? Perché Hitler ha abolito il signoraggio. Perché qui tutti i paesi ammazzati gli ebrei, ed è una cosa orribile, insomma, non c'è dubbio, non voglio manco tornare sull'argomento, lo considero pacifico. Però nessuno si chiede mai perché ce l'avesse tanto con questi ebrei. Com'è che non se la pigliava, che ne so, con i francesi, che è questa storia? Perché gli ebrei? È la questione delle banche. Perché lui ha nazionalizzato le banche centrali, Hitler poi alla fine c'è stata la fine della guerra, la Germania distrutta ma senza debito pubblico. E perché lui i soldi se li stampava da solo. E quindi, insomma, questo è il punto. E ora questa cultura che noi abbiamo, che è una cultura che
dice giustamente che è stato orribile aver fatto, però non va poi a precisare qual è stato il motivo di tanta avversione, che non era un'avversione verso gli ebrei, era un'avversione verso la finanza ebrea. Allora, salve a tutti. Vabbè, io cercherò di rispondere un po' alla tua domanda sul debito pubblico. In sostanza, partendo da una breve disamina sul debito pubblico, si parte dal 1861, la nascita del Regno d'Italia, fino ai giorni nostri. Però è da sottolineare, qua vedete il grafico dal 1861 al 2001 più o meno, i dati diciamo fino alla circolazione dell'euro. Il vero nostro debito si è creato, diciamo, dalla separazione tra Tesoro e Banca d'Italia, che è avvenuta nel 1981, che è avvenuta in quest'anno. In quest'anno la Banca d'Italia non assicurava più l'acquisto dei titoli di Stato. Quindi, se prima venivano emessi dei titoli e c'era sempre la Banca d'Italia come prestatore di ultima istanza ad acquistare i titoli, c'è stata adesso questa separazione. Quindi da questa data in poi si è creato il nostro debito pubblico. Il nostro debito non è altro che formato dagli interessi che paghiamo sui titoli di Stato. Noi al giorno d'oggi paghiamo ogni anno qualcosa come 90-100 miliardi di interessi sul debito, una cifra enorme. Si potrebbero fare tantissime altre cose se non dovessimo pagare questi interessi. L'attuale debito pubblico, quindi, come ho scritto nella slide, si fermò negli anni 80 al 90, passando dal 57% del PIL nel 1980 al 124% del PIL nel 94. Attualmente siamo al 126% nel rapporto debito pubblico-PIL. Questo è un elenco delle banche commerciali che acquistano il nostro debito pubblico, i cosiddetti specialisti in titoli di Stato. Come potete vedere, trovate la banca IMI, che è la banca di Intesa San Paolo, e poi trovate tutta una serie di banche proprio straniere che acquistano il nostro debito, dalla JP Morgan al Nomura, Royal Bank, Goldman Sachs. Sono tutte le banche che acquistano il nostro debito sul mercato primario e poi lo rivendono sul mercato secondario, quindi a altre banche commerciali o a investitori privati. Questa è un po' una scaletta del debito pubblico in rapporto al PIL. Da aprile 2011 ad aprile 2012, quindi in appena un anno, c'è stato un aumento di 11 miliardi del debito. Il debito pubblico quindi è passato da 1.329 miliardi nel 2001 a 1.948 miliardi nel 2012. Anzi, l'ultimo bollettino di Banca Italia dice proprio che abbiamo sfondato la quota dei 2.000 miliardi, siamo esattamente a 2.014 miliardi di debito pubblico, una cifra enorme, quindi parliamo di 619 miliardi di euro in appena 10 anni, nemmeno. Io poi ho fatto un calcolo, cioè ho calcolato tutti gli interessi che finora abbiamo pagato in realtà ai detentori del debito pubblico, e ho fatto una stima, cioè come sarebbe la situazione se avessimo la sovranità monetaria. Attualmente quindi noi abbiamo pagato qualcosa come 1.897 miliardi in interessi sul debito, mentre potevamo avere un bilancio, calcolando tutte le spese, tutta la spesa pubblica in beni e servizi che abbiamo affrontato, potevamo avere un avanzo di bilancio senza interessi di 244 miliardi. Quindi, anziché stare di 2.000 e passa miliardi a debito, a quest'ora stavamo a 244 miliardi a credito. Questo calcolando tutto il ciclo economico, quindi sia entrate che uscite. Si parla spesso dello spread, no? Lo sentite quasi tutti i giorni, lo spread è salito, è aumentato. Lo spread che cos'è? Non è altro che la differenza tra gli interessi pagati sui titoli di Stato tedeschi, cosiddetti Bund tedeschi, e i nostri BTP, che sono i titoli di Stato italiano. Fanno la differenza e si calcola, moltiplicato per cento, si calcola poi lo spread. Lo spread che sale, che scende, che è preso come riferimento dei mercati. In realtà non è un indice che serve a capire se la nostra economia sta migliorando o peggiorando, perché molto spesso sui titoli di Stato, sui cosiddetti Bund tedeschi, ci sono addirittura dei tassi di interesse negativi. Quindi la nostra economia sta sempre in recessione
però varia il tasso di interesse sui bond tedeschi, quindi questo non serve a capire se la nostra economia sta migliorando oppure peggiorando. Per capirlo dobbiamo confrontare il PIL, il prodotto interno lordo, che è dato proprio da questa formula. Y, che sarebbe il PIL, è uguale a C più I più G più NX, dove C sono i consumi dei cittadini, del popolo italiano. I sono gli investimenti domandati dalle imprese, G è la spesa pubblica e NX sono le esportazioni nette. Da questa formula io vi posso dimostrare come in realtà il potere è nelle mani delle banche. Perché? Perché se noi andiamo a vedere i consumi, allora il nostro obiettivo è quello di aumentare Y, quindi dobbiamo fare in modo che la spesa, che il PIL aumenti, il nostro prodotto interno lordo. Per fare ciò dobbiamo aumentare tutte le variabili che sono presenti in questa formula. Come possiamo fare? Per aumentare i consumi noi dobbiamo diminuire le tasse, quindi diminuendo le tasse diamo una maggiore potenza di risparmio ai cittadini, che quindi possono spendere di più e quindi aumentano i consumi. Per aumentare I, cioè gli investimenti richiesti dalle imprese, dobbiamo diminuire R. R che cos'è? Il tasso di interesse che viene pagato sui prestiti che vengono concesse alle piccole e medie imprese. G è la spesa pubblica, quindi noi dobbiamo fare in modo di aumentare la spesa pubblica per fornire più beni e servizi ai cittadini. NX è le esportazioni nette, che quelle si regolano attraverso il tasso di cambio, quindi abbassando il tasso di cambio io riesco a esportare di più. Queste quattro variabili, come vedete, di quattro variabili tre sono gestite dalle banche. Lo Stato può solo, in un certo senso, aumentare la spesa pubblica fino a un certo punto, perché se non ha la liquidità necessaria non può garantire beni e servizi ai cittadini, quindi non può costruire nuove scuole, nuovi ospedali, eccetera eccetera. Può solo diminuire le tasse o aumentare le tasse a seconda delle esigenze, ma tutti gli altri poteri fondamentali sono in mano alle banche, cioè sono loro che decidono il tasso di interesse di riferimento. In questo caso c'è l'Euribor, no? Che è il tasso ufficiale di riferimento che abbiamo in zona euro, che è quel tasso di riferimento su cui poi si basano i prestiti e i mutui concessi dalle banche. La stessa cosa per quanto riguarda le esportazioni, anche il tasso di cambio è deciso nel mercato. Chi magari investe un po' nel Forex sa bene di cosa sto parlando, il mercato delle valute, anche questo il tasso di cambio è sempre gestito dalle banche, quindi abbiamo tutta una serie di poteri che sono in mano alle banche e lo Stato ha semplicemente il potere di aumentare o ridurre le tasse. E ci troviamo in una condizione in cui stiamo vivendo oggi in giorno le cosiddette politiche di austerità. Io, che mi definisco un economista di stampo keynesiano, quindi sono dell'idea che lo Stato deve avere i pieni poteri nell'ambito della politica monetaria, ci siamo in una situazione in cui viviamo politiche di austerità che fanno tutto il contrario di come si dovrebbe fare, cioè riducono la spesa pubblica, quindi vanno a ridurre, a contrarre anche i consumi che poi possono fare i cittadini, e aumentano le tasse, cosa che sono delle ricette completamente negative e nefaste per la nostra economia. Infatti noi siamo in piena recessione economica, la disoccupazione è aumentata di altri 2 punti percentuali rispetto all'anno scorso ed è in continuo aumento, anche lo spread, si parla spesso di Monti che ha fatto in modo di diminuire lo spread, ma lo spread per esempio a dicembre 2011 e nel luglio 2012 è schizzato ai livelli oltre 500 punti, eppure c'era Monti al governo. Con Monti al governo è aumentato il debito pubblico, è aumentato il deficit, si sono arrestati ancora di più i consumi. E come vedete Monti è un uomo delle banche, come ha ripetuto prima l'avvocato Bilderberg della Trilateral, ex consulente della Goldman Sachs, che fa proprio gli interessi delle banche, ossia applicare delle politiche di austerità. Perché poi qual è l'obiettivo finale, ecco, dell'oligarchia bancaria? È quello poi di arrivare anche alle cosiddette privatizzazioni, perché lo Stato che si trova senza soldi, che cosa fa? Siccome non riesce più a garantire beni e servizi ai cittadini, è costretto a privatizzare quei pezzi di Stato, diciamo tra virgolette. Quindi tutte queste cose finiscono nelle mani di multinazionali, che sono tutt'uno con l'oligarchia bancaria.
Quindi abbiamo banche multinazionali che hanno il completo controllo della politica monetaria. Io poi ho scritto anche un libro in cui, tra l'altro, ho messo in copertina anche lo stesso Monti con i denti da vampiro, proprio a indicare la situazione che sarebbe venuta fuori, con la prefazione proprio dell'avvocato Marra, in cui l'ho intitolato Non è crisi, è truffa, proprio già dal titolo abbastanza emblematico. Ho cercato di descrivere tutta una serie di truffe proprio operate dalle banche, oltre al crimine del signoraggio bancario. C'è per esempio i derivati. Io ho detto che probabilmente una delle prossime crisi, delle prossime bolle speculative sarà proprio quella dei derivati. I derivati che non sono altro che delle armi di distruzione di massa. Cioè loro, i derivati cosa sono? Sono proprio delle scommesse fatte su un mercato che non è nemmeno regolamentato. E siccome i bilanci delle società, dei comuni, sono pieni di questi derivati, che sono delle scommesse nulle, completamente nulle, perché nel momento in cui si verifica il cosiddetto credit event, cioè l'evento creditorio che poi fa scattare le polizze di questi derivati, l'assicuratore, tra virgolette, non ha i soldi per pagare i premi a coloro che hanno sottoscritto questi derivati. Quindi avverrà una crisi che sarà peggio di quella dei mutui subprime. Un'altra cosa che ho descritto sempre in questo libro sono le agenzie di rating, le sentite spesso parlare, Moody's, Fitch, che sono, io le ho definito, delle prostitute finanziarie. Perché? Perché loro agiscono in un pieno conflitto di interessi, loro si fanno pagare per dare il rating, ovvero il giudizio ai bilanci, allo Stato, eccetera, eccetera. Però che cosa succede? Che loro possono fare dei danni enormi a un'economia nazionale. Perché se decidono che la Grecia da AA+ deve scendere a un CC-, ovviamente i titoli di Stato diventano spazzatura. Quindi sono costretti poi ad aumentare gli interessi sui titoli di Stato per renderli più appetibili sul mercato, però in questo modo sono costretti, pagando più interessi, sono costretti ad aumentare il debito pubblico. E quindi per questo le agenzie di rating andrebbero proprio totalmente abolite. Però loro, attraverso il loro giudizio, riescono poi a modificare i tassi di interesse sui titoli di Stato e quindi generano nuovo debito pubblico. Adesso siamo nella situazione in cui la Grecia, per esempio, ha privatizzato tutto ciò che si poteva privatizzare ormai, è nelle mani della Troica, ovvero BCE, Unione Europea e Fondo Monetario, che sono tre organizzazioni a delinquere. Io l'ho detto, ma già dai tempi della mia tesi di laurea, nel 2007, che il Fondo Monetario, il WTO, erano tutte delle associazioni a delinquere. Io e l'avvocato Marra lo ripetiamo ormai da anni, non subiamo alcun tipo di querela, quindi capite voi come mai, perché diciamo la verità, perché purtroppo le cose stanno così. Il Fondo Monetario, per esempio, in ogni paese in cui entra combina dei danni enormi, perché la ricetta economica è quella basata sulle liberalizzazioni. È un'economia che è già debole e tu gli dici di liberalizzare merci, capitali e anche esseri umani, alla fine è un'economia destinata totalmente a crollare. La stessa cosa per il WTO. Il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, è un, a differenza del Fondo Monetario, in cui più versi soldi in quote, più hai voti a disposizione. Quindi è un sistema antidemocratico, infatti gli Stati Uniti, che hanno versato più soldi in questo fondo, sono quelli che hanno più voti a disposizione. Il WTO invece, ogni paese ha un voto, quindi potrebbe sembrare un'organizzazione più democratica da questo punto di vista, invece anche così non è, perché si fanno degli accordi bilaterali e quindi in questo caso non si arriva mai a una votazione generale nelle decisioni. Quindi sono tutte delle organizzazioni a delinquere che non fanno altro che fare gli interessi dell'oligarchia bancaria. Un'altra cosa di cui ho parlato in questo libro è il PIL, il prodotto interno lordo. Voi sapete che è l'indice di riferimento per calcolare la ricchezza di un paese. A mio avviso, ma non solo, è un indice sbagliato, perché non tiene conto di tutti i valori negativi che ci sono all'interno di un'economia. Vi spiego meglio. Se io vado in un bar e mi scolo 7 bottiglie di birra e dopo faccio un incidente e investo 3-4 persone che non finiscono in ospedale, io farò aumentare il PIL.
perché ho acquistato le birre, quindi il bar ci ha guadagnato, perché quelle persone che sono finite in ospedale avranno bisogno di cure mediche e il PIL aumenterà, però non si vanno a calcolare le poste in gioco negative, cioè che io ho mandato in ospedale 3-4 persone per quelle investite. La stessa cosa avviene con le società. Se per esempio ho un'industria farmaceutica che vende medicine, fa aumentare il PIL, però non si tiene conto delle poste negative, ossia che quell'industria farmaceutica sta magari inquinando con delle sostanze tossiche il fiume che passa vicino alla società. E però ci vorranno poi dei costi di bonifica per bonificare quel fiume. Sono costi che però non vengono calcolati all'interno del PIL. Quindi voglio dire, è un indice sbagliato che comunque non tiene conto della reale ricchezza del paese. Tamburo, sì. Scusi, mi interrompo, volevo fare due rapide domande. Quindi spero che la risposta possa essere, diciamo, rapida, anche se sono temi importanti, poi per aprire anche il dibattito, perché immagino, insomma, che anche in platea ci siano diverse curiosità e approfondimenti da volervi, insomma, presentare. Prima domanda, cosa accadde in Italia tra le due guerre, quando appunto un regime autoritario poteva anche nazionalizzare e fare una serie di operazioni, diciamo, radicali e svincolare dalle logiche di cui voi prima avete evidenziato la sottomissione, se così si può dire, dei politici, delle istituzioni. La seconda cosa, per rilanciare la domanda che oggi è in crisi, poco prima dell'incontro stavamo parlando dell'espediente, dell'ipotesi della moneta complementare. Ecco, una cosa molto interessante di cui vorrei potesse parlare brevemente, quindi periodo delle guerre e moneta complementare che si collega anche alle teorie di Giacinto Auriti. Allora, vabbè, diciamo che tra le due guerre, quando abbiamo avuto dei regimi nazionalisti sia in Italia che in Germania, c'è stata la piena espansione della nostra economia. Io per esempio ho studiato molto l'economia tedesca, diciamo che sotto il regime, anche se non condivido l'ideologia nazista, dal punto di vista economico, cioè loro hanno avuto un ministro come Schack sotto la Germania di Hitler, che lui per esempio è riuscito a eliminare un dato talmente negativo che era rappresentato da 12 milioni di disoccupati. Lui riuscì a ottenere la piena occupazione utilizzando tra l'altro delle speciali cambiali che erano chiamate il MEFO, e lui attraverso queste cambiali ha fatto in modo che tutto ciò che venisse speso all'interno dello Stato restava all'interno dello Stato, e anche i fornitori esteri venivano pagati con queste speciali cambiali, MEFO, lo ricordo ancora una volta, che però potevano essere scontate solo all'interno della Germania. Quindi la Germania riuscì ad avere una crescita economica impressionante, riuscì a debellare la disoccupazione, e con dei semplici strumenti, semplicemente nazionalizzando la banca centrale, più utilizzando queste speciali cambiali. In quei periodi quindi il debito pubblico era quasi inesistente, tranne, diciamo, piccole poste in gioco per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, amministrazioni private e via dicendo. Per quanto riguarda invece la seconda domanda delle monete complementari, io le ritengo uno strumento informativo, quello delle monete complementari, ma non di certo uno strumento risolutivo, nel senso che c'è da fare una distinzione tra monete complementari e alternative. Le monete alternative sono quelle che vanno proprio a sostituire la moneta a corso legale, quindi io faccio una mia moneta alternativa che sostituisce l'euro. Questa cosa attualmente è illegale, perché l'euro è l'unica moneta a corso legale che abbiamo e dovremmo usare questa, altrimenti viene la Guardia di Finanza, come è successo con Auriti, che lui fece l'esperienza del CIMEC a Guardia Grele, arrivò alla Guardia di Finanza e gli bloccò tutto. Le monete complementari cosa sono? Sono delle monete che viaggiano affiancate alla moneta a corso legale, come per esempio lo SCEC, che è stato creato a Napoli, però adesso si sta manifestando un po' in tutta Italia. A Napoli hanno creato anche il cosiddetto Napo, proprio garantito da De Magistris, però ha una scarsa distribuzione, perché i commercianti non si fidano, anche gli stessi consumatori non lo utilizzano,
Quindi anziché creare dei circuiti economici, non è altro che uno strumento informativo, cioè per dire guardate che a fianco dell'euro noi possiamo usare anche un'altra moneta, chiamatela SHEC, chiamatela NAPO, chiamatela come vi pare, però esiste uno strumento finanziario o comunque monetario alternativo a quello a corso legale che abbiamo. Però io ripeto, e significa affiancare una piccola quantità di sangue pulito al sangue infetto, che è l'euro, ma il corpo resta sempre un corpo malato alla fine. Quindi dobbiamo procedere invece verso soluzioni molto più drastiche e molto più risolutive, che è la sovranità monetaria. Quindi va bene anche l'euro, però deve essere un euro stampato dallo Stato, stampato da una banca nazionale a tutti gli effetti e non da una banca privata come quella che abbiamo oggigiorno. Bene, abbiamo toccato tanti temi, tante cose di attualità e interessante che dominano il dibattito. A questo punto invito chiunque in platea abbia una domanda appunto per poterla presentare ai nostri relatori. Qualsiasi dubbio, curiosità, approfondimento, contributo. Prego. No, diciamo, vorrei sapere una domanda a livello informativo riguardante appunto, avendo seguito un po' l'attività dell'associazione Fermiamo le Banche, quando in qualche modo si stava raccogliendo, si stava cercando di raccogliere anche le firme per eventuali referendum contro 5 leggi a favore delle banche per l'abrogazione. Poi ecco, anche per magari non aver seguito, volevo un attimo maggiori delucidazioni se in qualche modo si sta procedendo, avviando quella raccolta firme per tale referendum. Noi raccogliemmo 10.000 firme, che evidentemente non sono sufficienti. E poi questa cosa si è fermata, ma non che si sia fermata, perché ci sono tutte cose da rifare, perché quali sono le leggi? Una è quella sull'accredito tardivo dei versamenti, che i versamenti devono essere accreditati immediatamente. L'altra è quella sull'anatocismo, che sugli interessi e sugli interessi, che hanno dato la sensazione che la cosa sia stata superata, invece no, ci stanno sempre, perché sono così delinquenti, parlo ora del legislatore e della magistratura, che hanno fatto? Dice sì, è illegittimo, però diventa legittimo se lo si fa sia all'attivo che al passivo. È solo che c'è una piccola differenza, che al passivo i tassi medi sono stati del 13,50 una cosa negli ultimi decenni, all'attivo ti danno 0, allora che tu me li accrediti ogni 3 mesi con 0, che mi fai? Niente. Poi se io sto solo in passivo, che me ne frega, perché poi insomma i correntisti affidati stanno in passivo, questo è tutto in passivo, quindi. Poi c'è la questione dei crediti ingiuntivi, perché quando tu hai un credito nei confronti di qualcuno non otterrai mai dal giudice un decreto ingiuntivo su carte tue, per ottenerla hai bisogno di carte oggettive, che fai il conto della lavandaia tu a casa, glielo porti al giudice, il giudice ti fa il decreto ingiuntivo. Lo possono fare solo le banche fanno loro il conto, lo portano dal giudice e il giudice ti dà il decreto ingiuntivo, e glielo dà anche ora che praticamente tutte queste voci, questi conti sono state censurate dalla giurisprudenza, perché poi più o meno questa giurisprudenza va avanti e indietro piano piano, insomma, è uno schifo. E l'altra qual era? Non mi ricordo più. Insomma, sono 5 leggi altamente illegittime, io lo sto dicendo in tutte le sedi, ma c'è stato pure questo comunicato stampa che l'ANSA ha divulgato, dove io dico che tutte queste storie sulla crisi che dove prendere i soldi, basta abrogare le 5 leggi illegittime e inizia, ho detto io, un'osmosi dalle banche alla società di circa 3 miliardi al giorno, basteranno? Io penso proprio di sì. Quindi il tema è sempre quello dell'illiceità. Noi dobbiamo, secondo me qui il problema è che il dissenso è poco specializzato, il dissenso si deve specializzare di più, bisogna diffondere bene, divulgare, rendere patrimonio collettivo la consapevolezza della illiceità di queste cose, che per esempio prima Salvatore diceva una cosa
sulle monete complementari, ma insomma il mostro bisogna sparargli in fronte, bisogna andare a pestare i caldi, no? E allora ecco che si creano centinaia di movimenti, la moneta complementare, ma per fare che? Sono cose folcloristiche, ma che insomma in sostanza, che lui è più tecnico, Salvatore, insomma, folclore, monete complementari servono, ecco, ha detto bene lui, per informare, per aprire un po' la mente, è solo che bisogna un po' alzare il tono dei linguaggi, perché questi, la dittatura strisciante che è in atto, mica la fanno con i mit, non è che ti entrano in casa e ti sparano, no, questi la fanno con le leggi. Questi, ora io ho pubblicato un'altra cosa dove pure c'è stato, hanno fatto un comunicato, sta Berlusconi che mi copre, gli dico una cosa e lui il giorno dopo la riprende pure lui. La questione dello spread l'ho detta io e poi lui il giorno dopo ho detto, ma lo spread, dico, ma anche a qualcuno di voi risulta che quando stava a 570 si stava il doppio peggio di ora che sta a 300? Poi pare proprio di no. Dico, lo spread è un'invenzione delle banche centrali. Maneggiano questi indici come gli pare, insomma, no? E l'altra cosa qual era? Non lo spread. Ah, ecco, la famosa legge, no, lascia stare la legge Pinto, la legge di stabilità. Io ho detto, ma che razza di gentaglia siete? Tutti a parlare di questa legge di stabilità. Monti ha rinviato le sue dimissioni dopo la legge di stabilità, perché la legge di stabilità contiene un regalo di 1,5 miliardi alle banche più una esenzione fiscale che io non riesco a calcolare di quanto è, perché io poi sono un privato cittadino, ho fatto fare questa ricerca da un'avvocatessa del mio studio e mi ha detto queste cose, me le ha fatte vedere, ma dico io, è possibile che nei partiti non avete degli uffici studi dove vanno a vedere queste cose? Cioè questi, la dittatura, te la fanno entrare in casa con le leggi, ti scrivono una lunga legge e poi nell'articolo più contorto, più complicato, ti ci ficcano un rigo nel quale fregano l'intera società. Allora bisogna che il dissenso si specializzi, e che qui se no si rischia di agitare cartelli, bandiere, di strillare, eccetera, di combattere su un piano che non è proprio il piano sul quale loro combattono noi. Perché loro stanno lì, invece poi il piano vero è il piano delle norme, quindi il dissenso si deve specializzare, bisogna, ecco, siete un circolo culturale, che entriate nell'ambito delle norme e che si vadano a pizzicare e che poi le si rendano note, perché il comunicato stampa sul regalo alle banche, poi non l'hanno ripreso i giornali, no? Ma intanto l'hanno visto tutti coloro che ricevono i comunicati stampa dell'ADN Cronos e comincia a camminare, poi si crea il problema. Cioè qui bisogna difendersi con il sapere, con la specializzazione, con le consapevolezze, perché se no... Allora, una domanda la faccio io, dato che dominerà poi anche la campagna elettorale, verosimilmente. Una domanda che è banale alla luce di questi discorsi, ma la sentiremo penso tante volte. L'Italia dovrebbe o non dovrebbe uscire dall'euro? L'Italia bisogna, io dico che bisogna arrestare quella della Banca d'Italia, bisogna confiscarla penalmente, non è una battuta. Bisogna che la magistratura italiana ed europea dei vari paesi confischi penalmente le quote di proprietà delle banche centrali da parte delle banche commerciali, cioè della Banca d'Italia. È al 90%, l'80% di banche, un 95% di banche e assicurazioni, no? Banca Intesa, per esempio, c'è circa il 40% della Banca d'Italia. Poi, siccome la Banca d'Italia c'è il 15% della Banca Centrale Europea, significa che Banca Intesa c'è il 6-7% della Banca Centrale Europea, quindi ci governa Banca Intesa. Capite che vuol dire questo? Allora, queste sono tutte cose altamente illecite, quindi l'euro va benissimo. Il problema è che l'euro oggi sta in mano a queste cosche e l'autorità giudiziaria deve andare lì, manda la polizia giudiziaria, li arresta, entra, sequestra, come fanno quando trovano le aggregazioni criminali, perché questa è la più criminale di tutte le aggregazioni criminali. Quindi va benissimo l'Europa, va benissimo l'euro, solo che
l'Europa ci deve essere la riforma istituzionale europea. Se andate su marra.it c'è il documento che io ho pubblicato nel ben lontano 95 sulla riforma istituzionale europea. Bisogna che i deputati abbiano il potere di iniziativa legislativa e che il Parlamento abbia il potere di promulgare le leggi che vota. E se no che Parlamento è? Io vi racconto brevemente un'esperienza. C'era quel depravato di Marco Pannella, che c'è quella strega che fa parte pure lei del circolo Bilderberg, quella Befana orribile, come si chiama? Bonino. Bonino. Che gli fa orrore, perché un uomo con il piede alla fossa e che avete mai sentito Pannella parlare di banca? Mai, il pisello, la margherita, l'aborto, tutto, fuorché l'argomento delle banche. Perché? Sono vicini al Bilderberg, Bonino è membro addirittura ed è per questo che divenne commissario europeo. Allora Marco Pannella è un altro tedesco, un gentiluomo di campagna, pure lui per la legalizzazione delle droghe leggere. Allora c'era un deputato che si chiama Giovanni Burtone, che sta ancora, boh, non lo so, mi pare che sta col PD. Bene, disse, senti, ci vedi che questi approvano la legge, perché la maggioranza, i socialisti, sono favorevoli alla legalizzazione delle droghe leggere. Dice, perché non scrivi un documento, vediamo se... Lui Giovanni era uno studioso dei miei libri, insomma, era molto appassionato delle mie tesi. Allora lui mi si è scritto un documento che sta in uno dei libri miei, non mi ricordo se la fase di Saulo, la storia di arte. E riuscì a spaccare i socialisti, e perse. Quindi non fu votata la legalizzazione delle droghe leggere in Europa. E io ero tutto contento, no? Sapete che cosa è successo? Niente. Perché la legge, quando poi il Parlamento la vota, torna alla Commissione, che la può emendare e te la rimanda, oppure può fare proprio nulla del tutto. E lì non fecero nulla del tutto. Allora, servì quell'operazione per impedire che addirittura le legalizzassero, ma in Parlamento vinse il voto negativo, quello per la illegalità delle droghe leggere. E questa legge non è mai passata. Cioè il Parlamento, la legge contro le droghe leggere, l'ha votata. E però non è mai diventata legge degli stati. Quindi capite a che stiamo. Oppure poi ve ne racconto un altro che vi do l'idea. Il documento che vi ho detto prima, quello sulla riforma istituzionale europea. Eravamo proprio agli inizi, proprio eravamo da pochi mesi che stavamo lì. Allora io ero il coordinatore per il mio gruppo della commissione istituzionale e sono riuscito a strappare che affidassero a me l'incarico di scrivere questa proposta di legge che si chiamano relazioni, sono delle proposte di legge. La proposta di legge sulla riforma istituzionale europea. Allora io la prendo questa cosa, vado a Napoli, abitavo allora a Napoli, la scrivo, la metto su uno dei miei volantini con quattro colonne stampate in fronte e retro, la faccio tradurre perché tenevo un sistema di traduzione autonomo in cinque lingue e la settimana dopo vado con la mia proposta di legge scritta su questo volantino in cinque lingue, la faccio distribuire, uno scandalo, i professorini della commissione che come non li avevo proprio interpellati, non avevo detto niente a nessuno. Poi loro di fronte al mio stupore, perché io li guardavo e dico, ma siete matti, io vi devo interpellare. E voi che sono io che sono deputato, devo interpellare voi. Ah. E poi pian piano si cominciarono a rendere conto che era loro, che era una posizione folle. Ma che significa questo discorso? Significa che i deputati le leggi non le sanno manco leggere, figurarsi scrivere. Se le fanno scrivere dai professorini che stanno lì nelle commissioni, ai professorini, professoroni molte volte, di regime. E poi le votano, ti danno la lista di voto, rosso, giallo, rosso, verde. Fanno i pianisti, non capiscono una mazza. Però i trattati di Maastricht, quelli che diciamo che è legittimo, è la stessa cosa. Di Lisbona, questi li hanno saputi firmare. E ci raccontano la storia che perché si sono firmati questi trattati che hanno condannato proprio un'intera umanità, non si può più tornare indietro. Hai capito che le decisioni non le prendono i deputati? Perché vedi, il sistema è tale che il Parlamento non conta niente, i deputati non contano, ma il problema ulteriore è che sono pure collusi. Io non avete idea degli insulti, perché poi quel discorso che in 5 anni non avevo altro obiettivo che cacciarmi di qui, no, io ho cercato di attuarle, quante gliene ho dette, quante ne ho scritte, di tipo anche tecnico, giuridico,
non è servita a nulla, perché è una selezione di gente che non capisce niente, perché è proprio funzionale al regime, no? Antonio Tajani era il più scemo di tutti quanti, va bene? Commissario, mi fa ridere, piangere o ridere, non lo so. Antonio è proprio un perfetto, come dire, venditore di pentole, insomma, è uno che, con tutto il rispetto per i venditori di pentole, che va benissimo che uno ha una mentalità o uno stato intellettuale da ragioniere, da commercialista o da avvocato. E se fa l'avvocato è il ragioniere o il commercialista, non sei il capo di Stato, perché lì poi invece bisogna che ci siano delle persone che hanno dei livelli di consapevolezza giuridica e dei problemi che siano diversi. Cioè questa idea che ora il popolo, la gente deve partecipare, ma che? Che qui il problema è che è diventato tutto difficilissimo. Questi hanno irretito la società in una miriade di formule inestricabile, e va la gente, che fa la gente? Qui la gente vuole essere difesa, vuole essere assistita, vuole che altri interpretino, che la gente sta lì schiacciata dalla inespugnabilità delle formule, dalla difficoltà dei concetti, delle articolazioni che trovano nelle norme. Ma che fa la gente? I deputati sono degli asini, tu parli e il problema è che loro non capiscono. Questo è il problema del Parlamento Europeo. Nella Commissione istituzionale, ma voi sapete cos'è la Commissione istituzionale del Parlamento Europeo? Che è il posto dove il diritto proprio dovrebbe essere proprio il tempio, il sancta santorum del diritto. Uno più analfabeto dell'altro. Allora questo è il punto. E perché? Perché sono tutti analfabeti? No, perché sono selezionati. Perché devono stare lì a prendere gli ordini. Allora qui ci vuole un cambiamento, perché io poi... personalmente non sono affatto un economista, sono stato costretto a interessarmi di economia, perché se non si sfonda il muro del signoraggio, qui non si può fare nulla. Ecco perché mi interesso di... In realtà io scrivo di psicanalisi. Il tema dei miei libri è il modo di formazione del pensiero, è tutta un'altra cosa. Ma se non si spacca questa cosa, non si può fare nulla. C'era una domanda del signore. Volevo sapere, gentilmente, come partito, come vi relazionate rispetto alla Costituzione che è stata fatta nel 60, insomma. Rispetto ai temi che abbiamo chiaramente... 48, il 60. Sì, è uguale. Ma guarda, la Costituzione potrebbe essere anche meglio, ma è più che sufficiente. Qua non è c'è un problema di cambiare la Costituzione, ora te ne dico uno, no? Ah, non c'è il problema di cambiare la Costituzione? Ma sì, ma non è, no, no, io dico che non è quello il problema. L'articolo 42 della Costituzione, sai che cosa dice? Dice che le attività economiche devono essere funzionali al perseguimento degli interessi collettivi. Serve altro, non serve nient'altro. Cioè quella norma è una norma totalmente inattuata. Significa quello che ho detto io prima. Quel principio che io enuncio dell'individuo libero di svilupparsi all'infinito purché il suo sviluppo sia funzionale all'individuo della società è detto in parole diverse nell'articolo 42 della Costituzione. Allora poi sì, ci stanno mille aspetti, insomma, si potrebbero anche rettificare, però non è quello il punto. Qui il punto vero rispetto alle leggi è che vanno attuate. Se tu leggi la normativa illegittima che hanno fatto in maniera in materia bancaria, è totalmente anticostituzionale. Allora, quando tu hai modificato queste cose, hai dato attuazione all'articolo, sai che significa dare attuazione all'articolo 41? Che il vino che bevete tutti quanti, salvo che non ve lo facciate da solo, è illegittimo, che è pieno di bisolfito. Io ho un vinaccio che abbiamo fatto l'anno scorso, che l'abbiamo sbagliato purtroppo, l'anno prossimo cerchiamo di farlo meglio. Però c'è la caratteristica che lo puoi bere fino a ubriacarti, ma non ti fa niente. Personalmente sono diventato quasi allergico al bisolfito che sta normalmente nel vino. Se bevo 2-3 bicchieri di vino industriale, non fa niente se è da 300-500 euro alla bottiglia, io mi sento male. Ecco, l'articolo 41 della Costituzione vieterebbe cose di questo genere. Sto parlando di una banalità, ma questo è vero per tutto. Allora l'azienda che ora l'Ilva, come si chiama, in Puglia, è l'articolo 41. Cioè l'articolo 41 è una norma dagli effetti universali. Allora
Il problema è che la Costituzione è inattuata, poi che si possa intervenire per modificarla, rettificare. Ma non credi che la Costituzione stessa che ha creato anche tutto questo, che no, un punto contraddice l'altro, no, e viceversa? Ma guarda, poi se vogliamo entrare nell'idea della filosofia, della politica, no, eccetera, perché... no, io sì, io questo faccio, cioè, poi lì, io sai che penso, vedi, io ora dico una cosa che in questo ambiente non mi piacerà, io sono ateo. Penso che se tu credi che l'asino vola, questo non è senza conseguenze nella tua mente, perché è un errore concettuale al quale poi seguono altri errori e sistemi di errori interpretati. Ma mi devi dire qual è la differenza tra il fatto che l'asino vola e il fatto che esiste l'inesistente, cioè la visione dogmatica e religiosa del mondo, nessuno. Allora, qui siamo arrivati a un livello di degenerazione che è totale, perché sono errati i presupposti della cultura. Io lo sentivo che parlava, che era del cardinale, dell'omosessualità, dei matrimoni, ma voi lo sapete che è il Papa omosessuale? D'Agospia gli ha fatto la caricatura che quello lì, come si chiama, il fidanzato, con il cinturone muscoloso e con le ali nere. Si vive insieme, non si riesce a staccarlo da lì. Io ho pubblicato un documento, il Papa sodomita. Chi è il fidanzato? Ma a questo proposito, cioè, volevo fare una domanda. Allora, capite il livello di contraddizione? Ora io lì non censuro il fatto che è omosessuale. Dico, ma insomma la Chiesa, la cultura del cilicio, della sofferenza, ma non è che non riesce a soffrire. E santo Dio, c'ha 85 anni, soffri la solitudine. Insomma, ma non mi scandalizzo del fatto che dico soffri, cilicio addirittura, i francescani. Invece del cilicio, c'è una lotta interna per mandarlo io, come si chiama? Cardinale Martino. Padre che va, non lo sa. Padre Georg è l'amichetto di... e lo sanno tutti. Ripeto, D'Agospia ha fatto una vignetta con il padre Georg, con i blue jeans, il cinturone, tutto muscoloso e con le ali nere. Per questo rapporto che ha notoriamente. Allora ecco le contraddizioni alle quali poi conducono le idee. Insomma, una società occidentale che parla, pontifica, eccetera, eccetera, e poi c'è il Papa che non solo, e lo è lui, ma non riesce neanche ad astenersi, e non si riesce a Napoli, si dice neanche a dare un pizzico sopra la pancia, e dice vabbè, lasciamo stare, scegliamo la solitudine. No, lo vuole in casa, insomma. Allora, abbiamo altre due domande. Allora, io sono rimasto un po' indietro, perché la domanda che volevo fare era rimasta la BCE, il fatto lì della proprietà della BCE. Allora sappiamo che oltre alle banche centrali nazionali che sono le proprietarie o partecipate della BCE, c'è anche la Banca d'Inghilterra, la Banca di Danimarca e la Banca di Svezia. Secondo me anche questo è un nodo cruciale, perché loro non hanno l'euro. Quindi il discorso è che la Banca d'Inghilterra, come con le Svezia, l'Inghilterra ha addirittura il 15% della BCE. Quindi volevo sapere un attimino da Salvatore. Ma chi la sa la verità sulle banche? Là se non entri, no? Dici portatemi le carte. Noi disperati, lui, Marco Salvo, cerchiamo di riuscire a decifrare, no? Ma lì il problema è che bisognerebbe prendere le carte in mano e sapere veramente i giochi che fanno. Io per esempio, rispetto al signoraggio secondario, so che loro si muovono nell'ambito della logica del falso in bilancio, perché quello che fanno sul signoraggio primario è più facile, ma quello che fanno sul signoraggio secondario è oscuro, cioè qui non si riuscirà mai ad approfondirlo finché non entrerà nelle sedi di queste istituzioni l'autorità giudiziaria, un'autorità giudiziaria altamente competente, che piglia, gli fa il mandato di cattura, il Monti a qualcun altro, si riporta e poi continuano gli studi, questo è il punto. Sì, a parte questo, no, ma poi tieni conto che, appunto, come dicevi tu, queste banche d'Inghilterra non adottano l'euro, però traggono vantaggio dai proventi, esatto, del signoraggio. Quindi è una truffa nella truffa. Poi tra l'altro c'è tutto il circuito, molti non lo sanno, delle cosiddette istanze di compensazione, non so se qualcuno ne ha mai sentito nominare, che sono i cosiddetti notai delle banche centrali.
Quindi se c'è una banca A che ha un debito con una banca B e la banca B ha un debito con la banca C, le stanze di compensazione fanno in modo che la banca A saldi direttamente la banca C. Quindi sono loro che regolano tutte le transazioni a livello internazionale. Che cosa si è scoperto? Si è scoperto, analizzando queste transazioni, che addirittura la Banca d'Italia aveva dei conti intestati a un hedge fund in un'isola come le isole Cayman o Panama, quindi che sono notoriamente dei paradisi fiscali. Quindi tu, analizzando un po', si dovrebbe fare proprio un'analisi, il problema è che non ci sono poi i dati per poterlo fare, perché non te li danno, un'indagine finanziaria proprio sull'operato di queste stanze di compensazione, che dal mio punto di vista sono coloro che occultano tutto il reddito di signoraggio guadagnato dalle banche, perché lo fanno filtrare attraverso questi conti nascosti, che sono poi delle scatole cinesi, degli hedge fund che a sua volta posseggono l'1% di un hedge fund, eccetera, eccetera, e quindi vanno a nascondere attraverso tutti questi tracciamenti bancari che sono rappresentati da un codice alfanumerico, dove la sigla letterale, diciamo, rappresenta una banca, poi c'è un codice binario che rappresenta una transazione. Quindi bisognerebbe analizzare queste transazioni e vedere questo passaggio di denaro dalla banca A alla banca B, di che si tratta e che roba è. E allora, attraverso questo sistema finanziario altamente codificato, riescono a nascondere delle quantità enormi di miliardi che riescono a truffare ai cittadini europei attraverso il gioco delle tasse, che, come diceva l'avvocato prima, le tasse sono illecite perché servono appunto a rastrellare denaro dalle tasche dei cittadini. Un paese che ha la sovranità monetaria, quindi ha i soldi per creare beni e servizi ai cittadini, non ha bisogno di tassare i cittadini. Inoltre è anche sbagliata l'idea che molto spesso dicono: se tu stampi moneta crei inflazione. L'inflazione quando si crea? Si crea quando c'è troppa moneta nel mercato e sta lì, giace, perché non viene spesa. In questo modo poi l'inflazione porta a un aumento, a una perdita del potere di acquisto, e quindi poi anche i consumi, via dicendo, ne risentono. Che cosa succede? Se però tu stampi moneta, quindi generi una spesa pubblica in grado di costruire ospedali, scuole, parchi pubblici, garantire i trasporti, eccetera, eccetera, tu non generi manco l'1% di inflazione. E poi non è quello il problema, anche perché noi adesso siamo con dei livelli bassissimi di inflazione, eppure siamo in piena recessione economica. E invece paesi come magari la Cina o anche gli stessi Giappone hanno dei livelli enormi di inflazione, eppure hanno livelli molto più bassi di disoccupazione rispetto ai nostri. C'è un livello più alto di PIL, del prodotto interno lordo, che abbiamo visto, come vi ho detto prima, è un indice sbagliato, ma in ogni caso hanno dei livelli di crescita maggiori rispetto al nostro. Quindi non è, qua purtroppo si dà sempre l'idea di questi indici, l'inflazione, attenzione che l'inflazione sale, attenzione che lo spread sale, sono degli indici che non servono a nulla, solo che i telegiornali ce lo dicono dalla mattina alla sera. Quello che serve è vedere la domanda aggregata se sale, vedere il debito pubblico, l'andamento del debito pubblico per capire quanti tassi di interesse stiamo pagando alle banche, e poi vedere un po' i consumi, gli investimenti come girano, la spesa pubblica come va. Quelle sono le cose che dobbiamo garantire ai cittadini, perché il benessere dei cittadini passa da questo, dai consumi, dalla possibilità di avere un'occupazione per poi poter spendere ciò che guadagnano in quello che viene creato dalle imprese, quindi beni e servizi. In questo modo il ciclo economico gira in maniera corretta, aumenta il prodotto interno lordo e si crea benessere sociale. Quindi è un gioco molto semplice, solo che con le politiche di austerità che ci stanno obbligando a sostenere, purtroppo tutto ciò non si può fare, anzi è l'inverso di quello che andrebbe fatto, perché applicano tagli della spesa pubblica e aumento delle tasse. Invece si dovrebbe fare completamente il contrario di quello che si sta facendo. C'era stata una domanda del signore. Io volevo dire che se dobbiamo parlare di Costituzione, comunque anche la Costituzione, il primo articolo, se non sbaglio, dice che la sovranità appartiene al popolo, di conseguenza sovranità del popolo anche sovranità monetaria. Quindi abbiamo tutto il diritto nella Costituzione.
solo che sono stati firmati questi trattati illegittimi e incostituzionali. Quindi torniamo al discorso di prima, ci vorrebbe una magistratura che facesse veramente il suo dovere e va ad aggiustare le cose. Poi mi chiedevo, a volte mi ritorna anche questa domanda, ma il Vaticano, per esempio, la Chiesa, qua abbiamo molto... Ma dico, nessuno di tutti, lasciamo stare i magistrati adesso, ma tutti i cardinali che dovrebbero essere quelli che per credo, per il bene della gente, del popolo, nessuno di questi cardinali, di tutti i papi che si sono succeduti, sapevano niente di questo signoraggio, di questa mancanza di sovranità. E certo che lo sapevo, lo sanno benissimo, sanno di tutto per non dirlo. Ma perché allora ci sarà di mezzo anche questo Ioro, la Banca del Vaticano? Ma mi sembra una cosa tremenda che anche il Vaticano sia colluso, la Chiesa sia colluso. Mm-hmm. Certo, non saranno tutti i preti. E forse sì, ma... c'è uno, Abramovic si chiama, che è un antisignoraggista e per poco lo vogliono cacciare. Perché... C'è un prete che viene pure ai convegni nostri del signoraggio, si chiama Abramovic. Che è uno che è contro il signoraggio, eccetera. La Chiesa certo che lo sa, il potere tutti lo sanno, ci mancherebbe altro che non lo sanno. Insomma, ormai l'argomento del signoraggio, insomma, alle fasce sociali più informate, giornalisti, magistrati, avvocati, lo sanno che non lo sa. E che sai io però che cosa penso? Io che a me il signoraggio interessa da un altro punto di vista, a parte dal punto di vista della politica e dell'economia. Io mi chiedo come un fenomeno simile sia potuto andare avanti, un'incredibile mostruosità. Sai qual è la mia risposta a questa domanda? Perché ripeto che io poi studio fondamentalmente, non amo il termine psicanalisi, dico il modo di formazione del pensiero. La paura del cambiamento non è legata all'economia. Ed è per questo che è sociale questa paura. La paura del cambiamento è legata all'impatto che i cambiamenti economici avrebbero sui rapporti di forza sentimentali, affettivi, emotivi dei singoli cittadini. Cioè uno quando pensa a un cambiamento vero si chiede che fine farà il suo rapporto con la moglie, con la fidanzata, col marito, o col fidanzato, con gli amici, con i figli. Cioè la paura di cambiare è di questo tipo. I cittadini ormai non hanno più nulla da difendere da un punto di vista economico, ormai l'hanno capito che dal punto di vista dell'economia non conviene questo tipo di economia basata sulla proprietà privata delle banche centrali, però capiscono anche che poi cambierà tutto. Ora io ne parlavo ieri, ora ve lo dico. Ricordate qualcuno più vecchietto come me che lo slogan del fate l'amore non fate la guerra? Quello sapete a che serviva? Serviva a dare l'idea che la sessualità fosse una cosa neutra. Invece la sessualità non è neutra. La sessualità è la prima e la fondamentale delle forme del linguaggio. E che succede? Che la sessualità è lo strumento per addivenire all'emozionale profondo dell'altro. Solo che una visione così della sessualità innescherebbe la dialogicità. E la dialogicità significa il confronto che poi uscirebbe dalla coppia, si estenderebbe nella famiglia, nella società e sarebbe il cambiamento. E quindi il potere ha sempre dovuto tenere il controllo della sessualità. E che cosa ha fatto per controllarla? Ha realizzato quello che io definisco un processo di genitalizzazione della sessualità, per cui si ferma lì. Non c'è il momento dialogico e questo dà luogo al fatto che la dialogicità viene sostituita dal famoso strategismo. Hanno molto scherzato sullo strategismo di cui al mio labirinto femminile, perché? Perché si cerca di, come dire, di neutralizzare questo termine, di esorcizzarlo. Perché che significa? Significa che la sessualità nel momento in cui non è dialogica e poi innesca una tipologia di relazioni diverse basata sull'idea del dover dominare per non essere dominato e quindi crea il contrasto, il conflitto nella coppia, nella famiglia, nella società e quindi la società è tutta basata sull'idea del dominare per non essere dominata, è tutta ispirata alle visioni strategiche e questa ha una conseguenza poi terribile, che nessuno si fida più di nessun altro, che tutti hanno paura degli altri e questa è la base della psicosi, che è una malattia
ormai sociale e che in molti casi diventa poi patologia vera e propria, e che ci stanno le persone che poi hanno un problema di psicosi cronica come patologia psichiatrica, ma l'intera società è psicotica, perché la psicosi non è altro che una paura generalizzata dell'altro. Questo è il piano vero che tiene bloccata la società. Che la società ha paura e dice cambiano i rapporti di forza economica, cambiano anche i rapporti di forza emotivi, sentimentali, che fine faranno i miei? Allora, ora che sta succedendo? La società sta lì e si fa il pari e dispari, no? E però poi questo pari e dispari pian piano sta portando sempre di più alla conclusione dell'opportunità del cambiamento, anche se la verità è che io dico dal 1985 che purtroppo la società non ha saputo minimamente scegliere il suo destino, e allora tutto quello che sta accadendo perché è un cambiamento, è evoluzione, sta per venire una fase meravigliosa della civiltà dell'uomo, a mio avviso, però noi la stiamo subendo, non la stiamo scegliendo, c'è un meccanismo di rottura degli equilibri continui che vengono sostituiti poi da equilibri più avanzati. Questa è stata la mia strategia dei volantini fino a un certo punto, io colpivo con quei volantini la cultura, la rompevo e la costringevo a riaggregarsi in una posizione più avanzata. Ora non funziona più perché la società sa tutto. Mentre allora bastava rompere gli equilibri e innescare questo gioco, ora la società sa ed è ritrosa perché non vuole andare avanti. Però credo che questo accadrà, e io penso che in realtà il vero grande problema dell'umanità è l'involuzione climatica. Nessuno di questi è il problema, perché nel giro di pochi anni, signoraggio, finisce tutto. Il problema è come fermare l'involuzione climatica al più presto. Perché io mi ricordo in Toscana nel 97, dove io vado a tutt'oggi, la mattina, avevo comprato questa cosa lì, uscivo a caccia e l'erba era sempre ghiacciata, tutte le mattine. 97, 98, 99, questo fenomeno è sparito, è andato via via attenuandosi, le temperature medie invernali, io ci ho abitato 5 anni, dal 98 al 2003, erano meno 6, 0, diciamo che erano meno 2-3 gradi le temperature invernali dell'inverno, e in modo dove stavamo? Le temperature su 4, 6 gradi, 8 gradi, insomma. Allora, questo è il vero problema dell'umanità, quello di riuscire a fermare l'involuzione climatica. Io nel 1987 una sera al Costanzo Show ho detto ci sta cadendo il cielo sul capo e ancora non basta. Poi c'è caduto il cielo sul capo, non basta manco questo. Allora, questo è il vero problema, perché il signoraggio, cosa di un anno, due anni, tre anni, insomma, scompare tutto. Ora salta tutto per aria da questo punto di vista. Bisognerà riuscire a frenare, quindi la riconversione industriale, bisogna fermare il mondo ad horas, così, perché sennò... C'era una domanda lì in fondo. Sì, vorrei sapere cortesemente il ruolo delle AMLIRE nell'economia italiana nel dopoguerra. Ah, io non lo so proprio. Le AMLIRE furono utilizzate, ma queste furono introdotte poi attraverso l'occupazione americana. All'interno del nostro ordinamento furono utilizzate per un breve periodo, nemmeno tanto, non c'è nemmeno una grande documentazione a riguardo sulle AMLIRE, c'è qualcosa su Wikipedia se tu hai cercato su Google, però a livello proprio di pubblicazione a riguardo non c'è molto, però da tener conto, ecco, nel fenomeno delle varie valute che sono entrate anche nel nostro ordinamento. Poi, ecco, come ritornando da AMLIRE a monete complementari alternative, ecco, io, come ho detto già prima, mi ha confermato anche l'avvocato, sono necessariamente degli strumenti informativi, ma nulla di più. Allora, io so che erano stampate comunque dalla zecca di Stato italiana, però per conto degli americani, quindi era comunque una moneta introdotta dagli americani per favorire un po' il commercio, stimolare un po' l'economia, i consumi, eccetera. Ma sta di fatto che un fenomeno come quello, dalle AMLIRE allo SHEC, eccetera, eccetera, ecco, di strada ne è passata molta.
però sta di fatto che il problema di fondo è sempre quello, cioè se tu non hai una sovranità monetaria puoi introdurre tutte le monete che vuoi all'interno dell'ordinamento, però se queste vengono sempre gestite, stampate, emesse da organizzazioni private come la BCE o come lo era prima la Banca d'Italia, non cambia nulla. La Banca d'Italia adesso non è diventata altra che una filiale della BCE, ma noi ricordiamo che la Banca d'Italia ha il 95% delle quote in mano a privati. Tutte le quote sono in mano di Intesa San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi, BNL. Solo un 5% delle quote della Banca d'Italia è in mano pubblica, che sarebbe le quote che detengono, che detiene l'Inps. Ma io non ci credo a questa, se non mi c'è qualche mistificazione pure sull'azionariato. Sì, sulla questione dell'azionariato. Quindi il grosso comunque in mano, cioè la maggior parte delle quote comunque in mano privato, in mano alle banche, quindi finché non riusciamo a cambiare, a svoltare su questa situazione non andremo avanti. Ora volevo chiederti se si poteva anche spiegare il fenomeno di Kennedy in America e le 500 lire a Mercurio Cromo in Italia, Aldo Moro. Allora, guarda, per quanto riguarda Kennedy ti posso dire che lui emise l'ordine esecutivo 11.110, era un ordine esecutivo attraverso il quale lui diceva poteva emettere e poi ha emesso effettivamente 4,3 miliardi di dollari statali, quindi su quei dollari non c'era più l'etichetta Federal Reserve ma stava scritto proprio United States of America, quindi erano dollari infatti che non creavano debito pubblico. Banca fa l'apposta, dopo 3 mesi fu assassinato a Dallas e da allora quell'ordine esecutivo, quindi quell'emendamento è tuttora valido all'interno dell'ordinamento americano, però nessun presidente si è mai, si è ben guardato da ripristinarlo, perché sennò fanno la fine, nessuno vuole fare la fine di Kennedy. Stessa cosa Aldo Moro emise attraverso il presidente di allora, mi sembra Leone, le 500 lire di carta erano delle emissioni totalmente statali e poi sappiamo tutti anche la fine che ha fatto Aldo Moro e tutti coloro pure Leone non è che la diciamo, tutti coloro che hanno cercato di mettersi contro il potere bancario per ripagare il debito ma anche per come dire, risollevare un po' l'economia, finanziare anche l'apparato industriale. Però sta di fatto che comunque erano dei dollari o delle lire totalmente italiane che non creavano debito pubblico. E il problema qual è? È quello che nessun presidente ha il coraggio di fare un passo del genere, perché si sa ciò che si rischia. Loro li scelgono invertebrati perché... così non hanno proprio idea, non sapevano proprio di arrivare a quei livelli. Battezzati, scatolati, quindi tutto a posto. Salvatore, un'altra domanda qui? Anzi, una cosa al volo su Sankara, magari volevi chiudere il cerchio. Sankara, sì, presidente del Burkina Faso, lui fu l'unico che nella commissione dell'ONU disse che il debito pubblico era impagabile, non si doveva pagare perché era un debito generato appunto da questi creditori stranieri, tutte banche estere. E manca a fare la posta anche lui, anche Sankara fu assassinato dopo questa conferenza che fece all'ONU. Lui si batté molto per i diritti del suo popolo, su un'economia basata, su un'economia soprattutto locale, nazionale, e anche nel suo caso ha fatto poi la stessa fine sia di Kennedy che di Moro. A riguardo c'è poi un altro personaggio che mi piacerebbe citare, magari molti di voi l'avranno anche letto, è Perkins. John Perkins era il cosiddetto sicario dell'economia, cioè lui era uno che lavorava per le banche, in particolare per una società, la Bechtel, che era connessa poi al sistema bancario americano, e lui che faceva? Andava dai capi di Stato, soprattutto in Sud America, e l'andava a ricattare. Cioè diceva, o cedi una quota delle tue risorse, che può essere il petrolio, che può essere il cacao, quello che è, alle nostre multinazionali, oppure ti ritrovi con una pallottola. Quindi lui faceva scegliere o la valigetta dei soldi o la pallottola. Molto spesso i capi di Stato sceglievano la valigetta dei soldi, tranne alcuni casi come Allende, eccetera, eccetera, diciamo ci sono stati poi dei risvolti comunque negativi per quei personaggi.
Io se vengono da me con i soldi me li prendo e poi li uso contro di loro. Si può dire che le stragi più eclatanti del dopoguerra sono ricollegabili alla finanza, cioè Piazza Fontana, cioè, no, quelle del Brigate Rosse, Brigate Nere, la mafia, si può dire che sono tutte storielle alla fine. Cioè, io dico che la mafia ricollegate alla finanza, la Ndrangheta, la Camorra, cioè, no, quelle è un'altra cosa, quelle servono per distogliere, perché ci stanno un sacco di criminali, però pensare che sono un'organizzazione è ridicolo, perché questo è un paese in cui non è organizzato niente, se sono organizzati loro sono gli unici a essere, cioè mi sembra un'estremizzazione, sembra che sono svizzeri, no? Invece sono gentaglie e basta, che sono dei volgari criminali che sono stati eletti al rango di organizzazione, però attenti, perché qui c'è una cosa, vedete, l'occidentalesimo è nato a Roma nell'anno zero della confluenza dell'aristocrazismo greco-pagano e del concettualesimo ebraico-cristiano, dopodiché ha colonizzato il Lazio, il centro Italia, il nord Italia, poi via via, nei millenni, l'America, l'Australia, tutto il mondo. Si è fermato però a Mondragone l'occidentalesimo, perché da Mondragone in poi, fino poi alla Sicilia, eccetera, l'Italia è rimasta di concezione aristocratico-pagana. Va bene? Questa cosa della mafia, c'è la mafia cinese, ma insomma saranno dei criminali cinesi, ma perché li chiamano mafia, no? Perché serve a realizzare un processo di criminalizzazione delle culture meridionali, perché in realtà la mafiosità, insomma, sono interpretabili come delle culture di altissimo livello che poi degenerano, in alcuni casi diventano volgari criminalità. Quest'idea della mafia come organizzazione, dell'Ndrangheta eccetera come organizzazione, è un'idea che si è inventata la magistratura che è di regime, non se l'è inventata Saviano, se l'è inventata la magistratura, perché lui ha ripreso questa visione del mondo che è la visione giudiziale, che è servita a far credere che ne so, tutti dei vecchietti, dei pensionati che, insomma, che pigliano 400 euro al mese, sono preoccupati della mafia, insomma, che dovrebbe essere l'ultimo dei loro pensieri, perché sono riusciti a caricare tutte queste cose di queste donne, coraggio, non le sentivo, stamattina lo spento perché mi innervosiscono, no? Che sono tutti questi pseudo problemi. Dice Saviano, quell'idiota, dentro scrittorello di regime, che la mafia uccide 250 persone all'anno, mafia la morte in 'Ndrangheta. La mattina io questi numeri, perché a me sono tutte cose che mi interessano poco, perché mi occupo di analisi. Sapete quante persone vengono uccise all'anno in America con le sole armi da fuoco? 11.000. Allora sono signori questi mafiosi, gente per bene, perché insomma è vero che è un paese più grande, però il rapporto che sarà da 1 a 4, 4 per 7, 8. Cioè praticamente in Italia questo numero 250, la società è grande, certo che ci stanno i morti, c'è di tutto. Poi io, sapete che ho fatto una cosa bellissima di anni fa, ho organizzato una manifestazione di tutti i criminali di Africa e di Platì contro la Procura della Repubblica di Cosenza. Me li sono portati dietro tutti quanti questi figli, 41 bis, eccetera, eccetera. Erano 11 pullman, non so quante macchine, c'era cioè, la Procura della Repubblica di Cosenza, io e la mia ex moglie, i criminali siete voi. Ci hanno fatto trovare la Procura vuota, non c'era nessuno, si erano scappati tutti questi. Cioè, ma non perché avevano paura dei criminali, avevano paura di farsi dire in faccia che i criminali siete voi. Questi hanno realizzato, questo perché, ve lo voglio raccontare questo fatto, perché questo dà una visione del... Vado ad Africa, mi ritrovo ad Africa, ero deputato a una manifestazione politica, ma lì non ci va mai nessuno, perché appena entri ti mettono subito il 41 bis, quindi tutti i politici qua si guardano bene all'avvicinarsi. Io non me ne fischio di nessuno, sono andato lì. Allora sta sala gremita di gente, ma c'erano molti più carabinieri poi che gente, perché attenzione. Allora io comincio a parlare, dico ma che strano, dico voi siete i criminali, voi siete i delinquenti, quelli lì, la 'Ndrangheta eccetera, dico però non mi torna, dico non mi torna perché voi siete tutti visibilmente dei morti di fame,
Dica, allora come sto fatto? Si delinque per i soldi? O delinquete per sport voi? E allora non mi torna. E dica, allora amici carabinieri, qui stavo tutti. Dico, ma mica è ancora come ai tempi di mio nonno, io sono silano, no? Che faceva il contrabbando di sale dalla Sila alla Marina e i carabinieri lo fermavano, sì, ma per rubare il sale. Dico, mica è così pure oggi. Allora da lì parte sta storia e allora poi organizzano un'altra manifestazione questi qui a Platì, perché la verità è che lì i criminali veri sono le forze di polizia e la magistratura, che è 100 volte peggio che in altri luoghi, perché lì è proprio una cosca che domina tutto, che controlla tutto. Poi quelli, mica non sono criminali, mica non sono assassini, io sono cretini, perché poi sono cretini, quelli sono dominati, sono frustrati, quindi poi si scannano fra di loro, si uccidono. Però io dicevo io, quando tu a Platì c'hai 2200 abitanti e ce n'hai 800 sotto processo per reato uno più grave dell'altro, allora o vai con gli aerei e bombardi radi al suolo, oppure ti cominci a chiedere che significa. Cioè quelli sono così perché è una forma di dissidenza grave, plurimillenaria, che comincia contro l'impero romano e poi si è andata involvendo fino a diventare poi criminalità. Però il vero problema è questo, che lì fanno schifo le istituzioni, è un'altra Italia, lì la televisione, mica guardano la televisione nazionale, guardano quelle regionali, locali, perché è l'estero. Hai capito? Guardi, Rai 1, quello che Terni, ma che Terni? Milano? Sapete come si dice a San Giovanni in Torre per dire fottitene di questa cosa? Dici, ma fatti conto come se fosse morto un abruzzese. Che significa uno di un altro posto? Prego. Volevo fare una domanda su una cosa che ho sentito nel reporter che diceva la giornalista, no? Che lo Stato italiano avrebbe prestato, ovviamente senza nessuna garanzia, 3 miliardi di euro al Monte dei Paschi di Siena, che così com'è già ne vale meno, anche se perché capitalizza per salvarlo. Però siccome l'Europa, per quanto contraddittoria, criminale eccetera, però vieta gli aiuti di Stato, tanto è vero che se la Chiesa Cattolica dovrà pagare l'ICI è perché c'è una precisa disposizione europea che dice che lo Stato non può favorire uno e discriminare un altro. Stesso discorso per esempio con le aziende agrarie sarde che hanno preso quei mutui avvelenati che in corso dopo... Questo però è come se tu in una casa di tolleranza le stessi preoccupando che quella signora è un po' più discinta delle altre. Però dicevo, no? Come ha fatto Monti o chi per lui a fare in modo che questi 3 miliardi non siano classificati come aiuto di Stato quando lo sono sfacciatamente? Eh sì, e che fanno quello che gli pare, perché poi questa è una cosa che insomma al limite... Sì, insomma, è uno scandalo, ma se tu pensi a tutti questi fondi che costituiscono in mano a privati per centinaia di miliardi, cioè questi fanno cose dell'altro mondo, allora l'esempio che ti facevo è come se tu in una casa di tornando dici, ma lei ha una colonna un po' troppo corta, insomma, certo, è un'altra anomalia come questa qui, però le anomalie, l'anomalia straordinaria consiste nella privatezza del produttore dei soldi. Potrei essere benissimo io, tu, lui, siamo soldi, perché fino al 36 o il 39, non mi ricordo, Banca d'Italia era proprio una società per azioni vera e propria, proprio formalmente una SPA, ora lo è di fatto, non si chiama SPA, ma è una SPA a tutti gli effetti. La Banca Centrale Europea è la stessa cosa, questa è la cosa incredibile, è che Totò è diventato Banca Centrale Europea. Si è organizzato, è diventato più grosso. Questo è lo scandalo incredibile che ha conseguenze devastanti, straordinarie. E siccome ora, secondo me, cominciamo a essere un pochino anche tutti distanti, non lo so, io vorrei dirvi che questo sforzo di fermiamo le banche di candidarsi alle elezioni, ora io spererei di non raccogliere le firme e di ricorrere a un altro sistema. Ma se dovessimo raccogliere forse meriterebbe di essere un po' sostenuto,
perché quelle che oggi mi avete sentito dire sono le cose che io ho intenzione di andare a dire nel momento in cui poi sono costretto a farmele dire per forza, perché a me non mi ammazzano perché ho scritto già tutto, quindi fanno solo pubblicità ai libri, non gli conviene ammazzare. Poi se mi ammazzano mi portano al cimitero, posso farlo. Ma questa però forse è la volta che mi ammazzano davvero, se riesco a portare il passo alle elezioni, che poi insomma diventa proprio una distanza troppo ravvicinata. Ma che mi ammazzino no, se qualcuno mi desse una mano a raccogliere queste firme per riuscire a portarcelo, il passo fermiamo le banche alle elezioni politiche, perché gli esiti potrebbero essere straordinari e che di là ci sono tutti gli altri, di qua ci saremmo solo noi. E siccome sono degli argomenti in realtà molto noti, perché io vedo che poi la gente non li sa, ma quando poi ne andiamo a parlare sono tutti d'accordo, che la gente rimane turbata pure, magari quando gliele dici non ci credono, poi approfondiscono, si rendono conto, ma insomma qui c'è 70 milioni, 70, insomma gli adulti d'Italia capiscono questa questione della privatezza, del coso, della illiceità del sistema fiscale, tutte queste belle storie, ma qui veramente non lo so, l'esito elettorale potrebbe essere straordinario. L'esito elettorale potrebbe essere straordinario. E insomma, se ce la deste una mano a raccogliere queste cose, c'è lui qui, Riccardo, che mi pare che delle forze alle quali voi appartenete si vogliono candidare anche loro alle elezioni, alle quali siete vicini, in questo caso si crea un contrasto, nel senso che dovete badare, ma se così non fosse e ci venisse dato una mano a raccogliere queste firme, insomma, sarebbe molto importante, che se compare sopra una scheda elettorale PAS, fermiamo le banche, madonna, i mal di pancia che gli vengono a tutti da qui fino a Bruxelles. Vabbè, allora c'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda? Sì, volevo chiedere a Salvatore se se le banche manipolano e controllano solo attraverso il signoraggio bancario la moneta o anche attraverso l'alimentazione? E nel secondo caso qual è la tua alimentazione? Lui è pazzo, starchiano, mangia le mele stark, manco vegetariano, mangia mele stark. Tra l'altro io ho consigliato le annurche, che sono mele. Sono un po' acide. Max è fruttariano, quindi mi supera di gran lunga, io sono vegano, non mangio è quasi una scimmia, fruttariano, scusa, dal punto di vista però alimentare. Antropomorfo però, Rispondendo comunque alla sua domanda, è vero che comunque controllano il cittadino, viene controllato attraverso vari strumenti, dalla moneta all'informazione e anche attraverso il cibo, perché poi attraverso un certo tipo di dieta alimentare ci si ammala e quindi si è dipendenti poi dei farmaci, delle case farmaceutiche, della medicina tradizionale, che come sappiamo molto spesso non presenta, anzi più delle volte ti presenta delle ricette totalmente sbagliate per curarti, e quindi è sempre un mezzo di controllo di massa. Tornando invece a un discorso che volevo dire prima, citando Report, il signore prima aveva citato Report, ma c'è da dire che le banche nelle due ultime aste che la BCE ha fatto erogando quasi 1.000 miliardi alle banche di tutta Europa, solo alle banche italiane sono andati circa più di 250 miliardi. Di questi miliardi però l'economia reale non ne ha visto nulla, perché sono soldi che sono serviti poi a ricapitalizzare i loro bilanci, quindi sono soldi che sono finiti nelle casse di Unicredit, Monte dei Paschi, Intesa San Paolo, dovevano essere poi concessi a cittadini e imprese, ma non è stato concesso nulla, eppure sono soldi che sono stati totalmente regalati, perché la BCE li ha dati alle banche al tasso dell'1%, quando voi andate a chiedere un prestito in banca vi chiedono 6, 7, 8, 12%, quindi quello che ha fatto la BCE alle banche, diciamo italiane ma europee in generale, è stato un vero e proprio regalo, cioè sono proprio 1.000 miliardi regalati quasi a gratis, mentre poi quando tu vai a chiedere un prestito in banca ti chiedono delle garanzie pari a 3 volte quelle del prestito, e nel momento in cui salti qualche rata subito finisci nell'iscritto, nel CRIF, eccetera eccetera. Quindi è un sistema proprio totalmente sbagliato e truffaldino. Signora? No, c'era la signora? Volevo fare
questa domanda, forse è un po' ingenua da un punto di vista, non intendo l'economia, ma è compatibile una sovranità monetaria nazionale con una moneta sovranazionale come l'euro? Sarebbe compatibile? No, ovviamente no. Quindi no, però io dico rispetto ai modi di risolvere il problema, perciò io parlo dell'autorità giudiziaria, perché se la Procura di Roma si sveglia un bel giorno, oppure uno dei tanti magistrati con i quali noi facciamo le cause civili rimette gli atti al giudice penale, no? E va lì e fa una richiesta di rinvio a giudizio dei rappresentanti della Banca d'Italia, apre il problema in sede penale del signoraggio e poi il problema lo risolve, nel senso che questo non è un problema politico, questo è un problema giuridico dove c'è una gravissima illegalità di questo regime che nel momento in cui viene fuori crolla automaticamente, e che se qui viene reso noto alla collettività europea che questi sono dei criminali, ma criminali che devono andare sotto processo, giudicati e condannati, ma invece se segui la via politica ti trovi di fronte a delle contraddizioni, che vai lì e dici sì, no, bisogna uscire dall'Europa, bisogna uscire dall'Europa. Se invece vai a porre il problema dell'illegalità è un altro discorso, perché lo apri in sede culturale. Infatti io dico che la politica è troppo lenta, ci vuole la cultura, io credo più nei libri che non nella... A proposito, domani esce il nuovo spot di Vittorio Sgarbi, che è proprio bellino, sulle reti nazionali, con la canzone che mi ha fatto Fly Kettle. Esce questo spot molto carino sul perché, e che io credo molto di più nei libri che non nella... Anche i libri traduci in un momento arrivi nel mondo. Quando hai evidenziato le cose alle collettività, poi hai delle reazioni alle quali questi cani non possono resistere. Invece che aprire il problema in sede parlamentare, stai parlando come se fosse un problema di scelte legali per cui facciamo così o facciamo così. No, io ti sto chiamando criminale, io sto dicendo che sei un delinquente, che stai violando la legge, che è un'altra cosa. Quindi il modo per risolvere questo problema è quello di andare a... Sulla questione degli alimentari, volevo dire, io ho scritto nel 1995 la legge sull'etichettatura dei prodotti agricoli ittici nella vendita al dettaglio, che dicevo io, in virtù della chimica della natura, sei articoli che stanno sempre lì nei cassetti del Parlamento, in virtù della chimica della natura, l'Italia, i prodotti italiani sono i migliori del mondo, devo dire, sono i regionali soprattutto. Basterebbe renderli riconoscibili e farci un poco di campagne pubblicitarie planetarie sopra, e diventeremmo, in virtù dell'agricoltura, il paese più ricco del mondo. Perché se tu oggi, facevo questo esempio, vai in pescheria e compri un branzino o una spigola, come li chiamate qui, branzino o spigola? Spigola. E compri una spigola e fa schifo, poi ci vai domani ed è bellissima, è magnifica, poi ci vai il giorno dopo ed è così così, tu il quarto giorno non ci vai proprio più, che dici, boh. E se invece sta l'etichetta, vedrai che quella che fa schifo è perché è marocchina, quella che è così così è perché è dell'Atlantico, quella che è stupenda è perché è del Tirreno. E allora lì comincia, perché questa legge non è passata? Perché è in contrasto con gli interessi delle multinazionali, e va bene, ma anche perché è molto controculturale, perché una società che mangia kraut e beve birra, dicevo io, è diversa da una società che beve i vini del Vesuvio e mangia i gamberoni del Tirreno, perché quella della tavola, la sfera conviviale, è il luogo dove si formano le visioni del mondo, le culture, la sfera conviviale. Quindi diciamo che l'interessamento all'alimentazione da parte del potere è di vario tipo, quindi lui, insomma, sta chiaro, non condivido proprio le mail, per l'amor di Dio. Però questo è un contesto sociale, io vi facevo l'esempio del vino che è più banale, no? Poi questo famoso vino, che poi è stata una sciocchezza che abbiamo sbagliato a casa mia a farla, che ora ci proponiamo di fare. Alla fine, comprando la migliore uva, eccetera, eccetera, viene fuori un vino che costa un paio di euro al litro, e che è inarrivabile con quelli che fanno loro 20, 200, 300 euro, perché poi sono diventati tutti uguali, sono tutti con quei retrogustacci amari, hanno preso tutte le impostazioni dei vini toscani. Allora ecco perché
l'apparato si difende con tanta forza, perché se passano queste cose, insomma, la gente le sa, ma ancora un po' si fa ingannare, ma se crollano completamente, qui crollano un sacco di cose, insomma. Allora, io ho fatto un esempio molto banale, che è quello del vino, insomma. E l'olio denocciolato che hai a casa? Dell'olio, eh. Scusi, secondo lei che fine gli fanno fare Berlusconi? Lo mandano a Mammet o lo mettono dentro? Io sto facendo un pressing su Berlusconi terribile, perché io sto dicendo, tramite pure Vittorio Sgarbi, che siccome lo vedi, io dico, stanno aspettando che ti fai magro magro e ti fanno la richiesta di arresto e ti fanno la confisca dei beni, velocemente, appena sarà dimagrito abbastanza in termini di consenso, no? Dico, tiene una sola via di scampo, ma lui si sta provando tutto, io sto aspettando. Monti stamattina ha dichiarato che qualunque cosa, ma Berlusconi no, quindi questo abbraccio che aveva tentato nei confronti di Monti non ha funzionato. Allora lui, io dico che c'è una sola possibilità, quello di impugnare i simboli della lotta contro il potere, anche se lui è banchiere. Io dico, oramai devi accettare una sconfitta, allora come in ogni naufragio perderai tutto quello che bisogna buttare in mare, ma salvi la pelle, la testa tua e dei tuoi figli, e salvi, facendo cosa? Facendo veramente una battaglia politica vera sull'unico punto che è il più importante, che è quello lì, delle banche, le cose di cui parliamo oggi. Lui ogni tanto sembra tentato, dice qualche mezza parola, però per il momento non viene avanti. Ora io in quella logica, che a me non mi interessa niente, di chi so se sono buono, se sono cattivo, basta che danno una mano a risolvere il problema, va benissimo Berlusconi, Boschi è, non mi interessa. Sto molto facendo pressioni in questa direzione, questo discorso lo sto ripetendo in tutte le sedi, perché voglio cercare di convincerlo, perché è vero. Lui è condannato ad essere arrestato e a vedere i suoi beni confiscati, perché la linea difensiva che lui non le ha fatte quelle cose è stupida. La linea difensiva vera è che in Italia l'imprenditore onesto, dice il detto di San Giovanni in Fiore, gente onesta in case vuote, quindi consapevolezza, non è che ci vogliono i filosofi, lo sa pure la gente per strada, una strullata, l'onestà è figlia del controllo. Non c'è il controllo, non c'è l'onestà, e il controllo deve essere quello giudiziario, civilistico, non penalistico, quindi lo schema dell'onestà nell'animo, ma quando male? Io mi sono fatto per rubare. Bersani questo problema non ce l'hanno. Che? Bersani questo problema stiamo andando, certo, stiamo andando un po' fuori. Io sono stato avvocato della Camera del Lavoro per la componente comunista del 75, dal 75 all'85, e mi sono dimesso con un documento che è tabù a tutt'oggi, che si intitola Lettera delle dimissioni dell'avvocato della CGL al sindacato del PC, che è dell'85. Successivamente negli anni ho pubblicato una volta un documento, ho detto, voi che siete onesti lo potete dire a tutti, ma non venite a dirlo a me, per amor di Dio, perché i reati sono prescritti. Allora ve lo racconto io come siete onesti. Vi ricordate quando io mi facevo dare tutte le cause della CGL e come? Con un sistema di consegne un paio di volte alla settimana regolari, gli mandavo questi canestri di pesce bellissimi a tutti, hai capito? Gli onesti. E poi gli ho scritto che mica erano solo i pesci, voi vi ricordate che c'erano pure altre cose. Vediamo, per carità cristiana, vi voglio stare zitto, dico, quindi zitti, dite a tutti che siete onesti, ma non venite a dirlo a me. Nella sinistra si ruba in maniera diversa, in maniera più collettiva, più civili. C'è un modo buono e uno cattivo di fare la prostituta? Non credo. Cioè, sono quelle cose che meglio le fai e peggio è. Si diventa, se rubi meglio, sei migliore nell'essere peggiore. No? Loro sono così. Che ne so, i democratici cristiani, ai tempi miei, quando ero ragazzo, parlavano sempre che hanno costruito, hanno fatto, hanno venduto, hanno comprato. Loro invece, gli argomenti del PC di allora. E poi una vita intera trascorsa per farsi regalare un mobile da uno, per farsi comprare la cosa, la casa, poi insomma, praticamente per rubarsi qualche cosettina così si prostituivano per vite intere, ma è meglio che lo fai un furto proprio direttamente, insomma, più dignitoso.
Nella sinistra si ruba in un altro modo, sono molto più, come dire, sofisticati, rubano tutti insieme, poi si costituiscono tutti insieme. Sono... Ma forse c'è stata una legge del contrappasso, quando vi ricordo, una prostituta dichiarata, che era Cicciolina, che proprio si aggirava tra i due banchi del Parlamento, forse una sorta di legge del contrappasso, quando c'è stata, si è stata eletta Cicciolina al Parlamento. Non ho capito. Cicciolina, la pornostata, sì, a suo tempo è stata eletta, si aggirava là a Montecitorio, è stata eletta deputata. Marco Pannella, una sorta di legge del contrappasso. Lui volle fare una provocazione al Parlamento, perché poi in effetti è proprio così. Insomma, lì fanno delle cose tali, che poi queste cose qui sono più banali. No, invece volevo dire un'altra cosa.